Ok, adesso metto la parte con la registrazione. Iniziamo, buonasera a tutti. Innanzitutto voglio ringraziare principalmente a Vincenzo Messina del gruppo di atleti nuoto agonistico e famiglia della Sicilia, che abbiamo parlato da un tempo e la idea era andare in Sicilia, però alla fine abbiamo deciso di fare più semplice questa conferenza tramite Zoom. Sono Dani Torterolo, se qualcuno non mi conosce, sono cileno, abito qua a Barcellona, sono ingegnero, lavoro grazie a questa formazione in nutrizione sportiva presso l'Università di Barcellona e anche altre formazioni che ho legato all'allenamento, alla nutrizione, al fitness, eccetera, eccetera, sia in piattaforma online in spagnolo, anche in piattaforma della Sport Science Academy in Italia del gruppo di Gianmario Migliaccio. Ho anche una specialità di linea guida nutrizionale in età scolastica perché più del 90% dei miei clienti sono ragazzi da 11 a 18 anni più o meno. Ho fatto anche una specialità di allenamento HIIT dell'Università Federico, non mi ricordo il nome, Francisco de Vitoria di Madrid, e ho fatto il mio lavoro finale di allenamento HIIT per il nuoto. E adesso sto facendo una post laurea di allenamento della forza con il ricercatore più famoso al mondo di allenamento della forza basato sulla velocità di esecuzione, che è il professor Vadillo. Sono stato professore di due diploma di scienze e metodologia per il nuoto in Latinoamerica, uno a livello del GSE e l'altro dell'ASCA. Collaboro con Nuoto un stile di vita facendo articoli che domani alla sera faremo la pubblicazione di un altro articolo. Ho scritto un libro, si chiama Nutrizione e Natazione, nel 2016, versione in spagnolo, e dopo conoscere il 2017 a Paolo Penso, che lui è molto famoso in Italia, mi ha detto che le è piaciuto moltissimo perché si rivolge ai genitori, che sono i genitori che quello che devono imparare questo argomento, non per trasformarsi, come dice lui, in un specialista. Trasformarsi in specialista, però per capire, per aprire gli occhi e capire l'importanza di andare da un professionista meglio solido, non improvvisato. In questa conferenza della FINA, la dottora Margot Mongiu ha fatto la conferenza di nutrizione sportiva e alla fine ha chiesto quanti degli allenatori lavoravano insieme a un nutrizionista sportivo. Erano quattro allenatori in tutta la conferenza, troppo poco. E nel prologo del mio libro, la versione spagnolo, Antonio Oca diceva che la prestazione in qualsiasi sport è un complesso fenomeno di composizione multifattoriale. Non possiamo pensare che sia solo un professionista responsabile della prestazione dell'atleta. Dobbiamo avere idealmente la possibilità di creare un gruppo multidisciplinario, uno staff multidisciplinario e anche interdisciplinario. Questo è molto importante. Parlare tra di loro, parlare con l'allenatore, parlare con il fisio, parlare con il biomeccanico, il medico, tutti con l'allenatore. Perché a volte io, quando do consiglio di nutrizione sportiva o qualsiasi altra cosa legata all'allenamento, eccetera, ci sono allenatori che non vogliono sentire nulla, no? Non vogliono imparare nulla e a volte qualcuno si offende, diciamo. Non è l'obiettivo della conferenza diventare un nutrizionista, fare la dieta, eccetera, eccetera, fare calcoli, no. Solamente io vado a insegnare le cose più importanti, più basica, però più importante della nutrizione sportiva e con questa informazione la mia idea è sensibilizzare a tutti voi per mettere in pratica dopo. Andiamo anche a risolvere le preoccupazioni tipiche di genitori che sono cosa mangiare il giorno della gara, cosa mangiare durante l'allenamento, cosa bere durante l'allenamento, come deve gestire l'alimentazione durante la gara, eccetera, eccetera. E se siamo divertiti, rilasciamo nel cervello sostanze che favoriscono la comprensione di tutta l'informazione.
quello che vado a insegnare io in questa conferenza è scienza, basato su studio scientifico, ricerca, eccetera. Nessuna cosa l'ho inventato io, perché tutto è con un respaldo, diciamo, di qualche pubblicazione. E anche condivido informazione sia degli Ammario che della Sport Science Academy in Italia, professor Cicciaro, spagnolo, tutta Latino America, Geo Kendrew, che è famoso a livello mondiale della nutrizione sportiva. Se voi mettete in pratica questa informazione, sicuramente puoi avere tanti buoni risultati con i miei clienti da più di 8 anni che ho iniziato nel mondo del nuoto, per casualità, no, non sono arrivato apposta al nuoto. Ok, questi sono clienti del Latino America e anche ovviamente in Italia sono clienti che seguono i miei consigli e hanno avuto grandi risultati, sia a livello diciamo dai piccoli, dei ragazzi esordienti, junior, eccetera, anche nuotatori master. Ok, allora cosa succede? Sempre abbiamo sentito che l'attività fisica, l'esercizio è molto buono per la salute, con tutto quello che vediamo qua, migliora il colesterolo, per il cervello, per la diabete, eccetera eccetera, però mai ci hanno detto che l'attività fisica può colpire il nostro corpo, nostra salute. Perché? Perché non siamo progettati per l'attività fisica come la facciamo oggi. Il nostro corpo, scusate, eccolo qua. Sì, ok. Il nostro corpo è stato proiettato nel Cro-Magnone anche prima, nel Neanderthal e anche prima, e secondo il nostro intorno, secondo l'habitat dove abitavamo in quello tempo. E in quello tempo noi dobbiamo mangiare, cacciare qualsiasi tipo di cibo e trattare di non essere noi il cibo. Quindi si chiama attacco e fuga. Ok? Questa era l'attività fisica. Non era uno che arrivava il cromagnone e le diceva alla sua moglie: amore, qua ti lascio la carne del mammut, me ne vado a correre con i miei amici. No, questo no, non esisteva. Già sono molta evidenza scientifica che fare sport va bene per la salute, però anche c'è evidenza che dice che fare troppa attività fisica alla fine può colpire di più la salute. Ok? Questo studio lo ha detto che se tu alleni 2,4 ore la settimana, nel caso del runner, del corridore, già va bene, però di più può creare più danni che benefici alla salute. Allora la mia domanda è: quanto alleni alla settimana? Di solito un nuotatore martedì ha preso già 3-4 ore di allenamento. A volte chi fa il doppio, il proprio lunedì ha fatto già 4 ore di allenamento. Ok, allora di dove viene la nostra energia? Questo è più o meno un riassunto del nostro metabolismo. Quando io mangio carboidrati, vengono immagazzinati nel fegato in modo del glicogeno. Vediamo un rubinetto perché possiamo tornare il glucosio nel sangue. Però invece, quando va a immagazzinarsi nel muscolo, una volta che entra, non viene consumato fino a che c'è attività fisica. Questo è molto importante ricordarlo. Solo se svuota il glicogeno muscolare, uguale che il serbatoio della macchina, solo se c'è movimento. Ok? Possiamo utilizzare anche i grassi. Ok, e anche le proteine, sia dell'alimentazione ideale, e se non mangi la quantità giusta di proteina, puoi prendere anche proteina del muscolo, che questo sarebbe un errore. Ok? Allora, questo metabolismo per produrre l'ATP, che è la famosa molecola di energia, possiamo utilizzare il metabolismo aerobico, che l'energia viene prodotta con l'ossigeno. Abbiamo bisogno dell'ossigeno e possiamo produrre dentro del mitocondrio 32-33 ATP utile per il nostro muscolo. Ok? Glucosio, che sono carboidrati, grassi e proteina, possono essere consumato, bruciato, come vuoi chiamarlo, dentro la mitocond del mitocondrio. Scusate, ovviamente l'italiano non è la mia lingua. Per produrre energia aerobica. E c'è un altro metabolismo che era chiamato il metabolismo d'emergenza perché il nostro corpo rimaneva senza ossigeno e lo chiamavano metabolismo anaerobico, però veramente è anaerobico perché non ha bisogno dell'ossigeno. Ok? Le reazioni ci sono, cioè, c'è l'ossigeno vicino, però non abbiamo bisogno dell'ossigeno. Possiamo produrre solo del glucosio
fino a 2-3 ATP secondo. Se viene dal glucosio del sangue, 2 ATP. Se viene dal glicogeno già immagazzinato prima, sono 3 ATP, ok? Però produce energia a grande velocità. Se tu vuoi approfittare del metabolismo aerobico, devi trasportare l'ossigeno del polmone fino al muscolo grazie all'emoglobina. Per quello devi avere grande apporto, un buon apporto di ferro, sia animale che vegetale, ovviamente meglio il ferro animale, la vitamina B e la vitamina B9, ok? Qua vediamo la portata di produzione di mol di energia di ATP per secondo per chilo di muscolo. Allora, l'ATP immagazzinato uguale che la prima della macchina, 3, 4, 5 secondi. Dopo passiamo alla seconda, anaerobico a lattico. 2,4 ATP per chilo al secondo. Dopo la terza anaerobico lattico 1,3 aerobico dentro la mitocondria 0,7 dei carboidrati e l'aerobico dei grassi dentro il mitocondrio sono 0,3, ok? Allora, ognuno deve sapere qual è la sua gara, qual è la sua distanza, qual è il suo tempo per sapere qual metabolismo deve favorire con l'allenamento. Se io faccio un'analisi del sangue e mi trovano che sono poca emoglobina, di solito sempre dicono, dai, devi prendere il ferro. Allora, in questa casa manca luce, vero? Se io acquisto 4 lampadine, c'è più luce? No. Perché? Perché manca le altre due cose per avere più luce. Quindi quando uno ha l'anemia, non solo deve prendere il ferro, deve prendere cura della vitamina B9 e la vitamina B12. Ok? Allora, domanda, perché ti alleni? Tutti alleniamo per migliorare qualcosa, ok? In questa presentazione il mio obiettivo è migliorare la velocità, aiutare a voi a migliorare la tua velocità. È uguale come quando tu fai un viaggio in macchina, prendi il cellulare, il Google Maps e metti la tua destinazione, dove vuoi arrivare. In questo caso lo sport, cosa vuoi migliorare? Questa cosa che tu vuoi migliorare, come abbiamo detto, la velocità si chiama adattamento fisiologico allo sport o all'allenamento. Avere più resistenza, più forza, più potenza, più velocità. Ogni adattamento ha bisogno di un allenamento specifico per quello adattamento. Non tutti creano l'adattamento di più velocità. Non tutti creano l'allenamento, l'adattamento di resistenza, di forza, eccetera. Ok? Quindi parto del punto 3, dopo defino il punto 1, perché se io voglio migliorare la mia resistenza aerobica per nuotare una distanza più lunga, però sempre alla stessa velocità, devo allenare leggero, aerobico medio. Se tu vuoi migliorare la resistenza mista, devi allenare aerobico. No, questo è un errore. Scusate, aerobico intenso 1, aerobico intenso 2, aerobico intenso 3. Ok, e se tu vuoi migliorare la resistenza anaerobica, devi allenare la zona del rilascio del lattato e quindi più alta intensità. Però se tu vuoi migliorare la tua velocità di nuotata, devi allenare la zona rossa, quella che dice Gianmario, la zona rossa che è la zona dello sprint, ok? A massima intensità. Va? E Gianmario dà un esempio che mi è piaciuto molto e sempre lo dico. Se tu metti una pentola con acqua 10 minuti alla intensità di temperatura del 100 gradi, dopo 10 minuti bolle l'acqua. Se tu la metti a 80 gradi, diciamo qua, o a 60 gradi, oppure 90 vicino qua, quanto tempo impegna invece di 10 minuti? 20, 30, un'ora? L'acqua non bolle mai perché la intensità non è la giusta dei 100 gradi, è di meno. Lo stesso succede con la velocità. Tu puoi allenare 1 ora, 2 ore, 3 ore in questa zona e mai vai a migliorare la tua velocità. Sempre stai migliorando resistenza, che vuol dire resistere nuotando di più, però sempre alla stessa velocità. Non c'è nessuna gara, almeno io non conosco nessuna, che vince chi nuota più tempo, sempre chi nuota e arriva prima una determinata distanza. Allora, cosa manca tra l'allenamento?
E l'adattamento, quello che io chiamo, ho chiamato il ponte del recupero. Io sono ingegnero, quindi mi piace questa figura del ponte, che sono le base 4 lettere R, che dopo vediamo quali sono. Se manca una, il ponte crolla. Per costruire un ponte abbiamo bisogno del materiale di costruzione e anche lavoratori. Nutriente dell'alimento, del cibo, sono la materia prima che va a costruire il nostro corpo, e gli ormoni sono quelli, ormoni anabolici, diciamo, quelli che vanno a costruire tutto. Ok? Non so se qualcuno conosce la ISL, che è la squadra dell'Energy Standard, che hanno vinto 2 volte come si chiama, la ISL. Nel 2015 le hanno chiesto a Gian Mario di andare a Ucraina in quello tempo. E lui è andato con Alberto Basu, e dopo, quando è tornato Alberto, è andato Marco Coso, che è l'altro allievo di Gian Mario, per fare l'allenamento, la preparazione fisica, l'allenamento a secco, diciamo. Ok? Ascoltare. Quali sono le caratteristiche più importanti se si volesse davvero vincere? Ma credo che non sono neanche segreti, sono tre le cose importanti. Un perfetto allenamento, una perfetta nutrizione e un perfetto recupero. E credo che su questo tutti possiamo concordare. Quello che però sbagliamo è metterli in ordine diverso. Ad esempio, pensiamo che l'allenamento sia il fattore chiave più importante. Non è così. Perché qualunque tipo di allenamento noi possiamo fare, bellissimo o anche poverissimo, non ha nessuna efficacia se il recupero non è corretto. A volte gli allenatori si arrabbiano con me, perché sentono che l'allenamento non è lo più importante. E questo non vuol dire che non è importante. Ovviamente è importante allenare ad alta intensità, la zona rossa, eccetera. Però, come dice, se tu puoi fare un bellissimo allenamento, il tuo allenatore si aggiorna, ti prepara un allenamento ad alta intensità e tu dopo non fai il recupero giusto, alla fine non serve. Fernando Navarro, ex della Nazionale Spagnola, la intensità uguale che la chitarra, accorda l'adattamento che tu vuoi. Se tu vuoi più velocità, se tu vuoi meno velocità, più resistenza, eccetera. Tu devi accordare quello adattamento che vuoi. E dopo il volume aumenta l'adattamento alla distanza che tu vuoi arrivare a nuotare. E l'allenamento è solo il primo passo per creare un adattamento fisiologico. Dopo, senza carico, viene tutto, quello lo costruisce la nutrizione. Qui un piccolo esempio di come si migliora la prestazione: allenamento, recupero, allenamento, recupero, allenamento, recupero. Allora, davanti, peggiore prestazione, stanchezza, fatica, eccetera. Però dopo ritorna fino alla parte di dietro, di sinistra, Ah, scusa, perdono. Migliora la prestazione, ok? Allora, se io sto allenando e spingendo la schiena di mia figlia 3 ore alla stessa intensità, questo sarà sempre lo stesso, andare avanti e indietro, avanti e indietro. Se io voglio migliorare la mia prestazione, devo andare fino qua, ok? Per arrivare fino qua devo spingere più forte, quindi andrà più avanti e impegnerà più tempo in ritornare al momento giusto, diciamo il recupero sarà più lungo. Guarda, adesso aumento intensità, va più avanti e impegna più tempo in tornare, lo stesso. Però guardate dove sono adesso, a 3 metri dell'equilibrio, quindi è il triplo di velocità, il triplo di forza, il triplo di tutto. Qua lo vediamo in modo verticale. Allenamento va a interrompere l'interruzione dell'equilibrio omeostatico del nostro corpo. Dopo viene la risposta anabolica del nostro corpo per ripristinare tutto, e questo di media una persona adulta sono 2 giorni per arrivare a questo che io chiamo il punto d'equilibrio, che tu stai allo stesso livello di prestazione che il primo giorno, ok? Però dopo questi processi non si fermano subito e possono creare quello che si chiama l'adattamento per prepararti a te, per non creare lo stesso squilibrio se viene un'altra volta lo stesso stimolo, lo stesso carico. Se tu ti alleni qua, qua, oppure l'ideale qua, ovviamente la intensità sarà più alta. Se l'intensità è più alta, puoi creare più velocità, più resistenza, più forza, secondo quello che vuoi creare. Invece, se tu ti alleni prima di avere un ottimo recupero, alla fine non serve. Ok?
meno la intensità dell'allenamento del giorno 2 sarà durante l'interruzione del recupero, la intensità sarà più piccola, più bassa e quindi calo della prestazione, più rischio di infortuni, sovraallenamento, eccetera. Vediamo quale curva. Qua sono le curve dei diversi tipi di adattamento, da aerobico, l'unico è l'aerobico, è quello che 12 ore sei già per tornare a allenare, però altri sono 24, 38, 40, 48, 72 ore. Vediamo qua in questo altro libro, 1-2 ore di allenamento, dopo viene il recupero 24-48 ore. E dopo la fase di supercompensazione 36, fino a 72. Guardate l'ultimo punto, glycogen restore. Questo vuol dire immagazzinare il carburante dentro del muscolo. In modo normale sono da 36 a 72 ore. Ok? Questo dopo parleremo di quello, per quello l'ho detto di prendere attenzione. Ok? Allora, se tu ti alleni sempre a una intensità più alta, ovviamente vai a migliorare la tua prestazione a lungo termine. Ok? Cosa dice la Federazione Spagnola di Medicina dello Sport? Non assimilare una quantità sufficiente di calorie e la tipologia adeguata di macronutriente può rendere difficile o impedire l'adattamento. Cosa vuol dire? Sto allenando, allenando, allenando e dopo non miglioro o miglioro troppo poco per tutto quello che sto allenando. E mantenere un consumo energetico insufficiente durante gli allenamenti, questo già ti fa capire che durante l'allenamento hai bisogno di energia, di un consumo di energia, e deve essere proporzionale a quello che stai facendo. Se non lo fai, puoi produrre perdita di massa muscolare, di forza e aumento di possibilità di certo tipo di malattia legato ovviamente alla mancanza di energia. Questo è una pubblicazione del Comitato Olimpico Internazionale che si chiama Deficienza Energetica Relativa nello Sport. Se tu hai bisogno di 2000 calorie al giorno per tutto quello che fa il nostro corpo, sistema immunitario, salute dell'osso endocrino, metabolismo, crescita, sviluppo, eccetera, eccetera, e per tutta l'attività fisica che facciamo, tra quelle l'allenamento, l'attività della vita diaria, abbiamo bisogno di 2000 e 2000, però tu mangi solo 3000, queste 2000 dell'attività fisica si consumano sì o sì, però per questo che aveva bisogno dei 2000 solo hai 1000 calorie, quindi iniziamo a togliere, a tankare qualsiasi tipo di attività fisiologica, tra quella ovviamente legata alla crescita e sviluppo, sistema immunitario, a volte le ragazze le arriva la mestruazione tarde, oppure perdono quello che si chiama menorrea, che è la perdita dell'ovulazione, quello che veramente si perde è l'ovulazione. Senza ovulazione non c'è ovviamente una mestruazione dopo. Chi fa allenamento, attività fisica agonista, impegnativa, ovviamente l'insorgenza della pubertà arriverà più tardi. Perché? Perché mangiano normale e consumano grande quantità di energia. Quello è il problema. Non equilibrare l'alimentazione tra l'allenamento e la richiesta del giorno con l'alimentazione della giornata, ok? La rivista internazionale della Società di Nutrizione Sportiva dice che la ricerca ha dimostrato che il timing, che questa è una cosa molto importante, che è il momento quando io mangio o quando io bevo qualcosa, la composizione dell'alimento possono svolgere un ruolo nell'ottimizzazione della prestazione sia in allenamento come in gara, adattamenti e prevenzione del sovraallenamento. Ok? Dopo questa piccola introduzione andremo a capire cosa dobbiamo mangiare prima per riempire un muscolo, cosa dobbiamo fare per recuperare velocemente, idratare, che veramente nel nuoto più che idratazione è rifornimento di energia, e come possiamo massimizzare, se è necessario, qualche ausilio o integrazione sportiva. Ok? Una cosa molto importante da capire prima è tutto quel consiglio che io vado a dare a voi adesso è per persona attiva, per una persona che fa attività fisica, per uno sportivo. Esempio, questo ragazzo a destra hanno bisogno di 400-500 calorie all'ora. Invece questo che sta giocando alla PlayStation, questo altri che sono qua anche giocando, hanno bisogno di 30-40 calorie all'ora. Ok?
quindi 10 grammi di carboidrati, invece questo altro sono 100-110 grammi di carboidrati. Tutta questa raccomandazione, non mangiare carboidrato che ingorda, che ingrassa, carboidrato alla sera no che ingrassa, tutto del lento rilascio, eccetera, eccetera, sono considerazioni per una popolazione sedentaria per non ingrassare. Non mettere in pratica quello per uno sportivo perché vai a entrare in deficienza energetica, ok? E tutte quelle malattie, diciamo, legate alla mancanza di energia. Allora, quando io mangio, controllo la mia digestione fino alla masticazione. Una volta che ingoglio e arriva allo stomaco, va tutto da solo, ok? Ingestione, digestione e assorbimento hanno un tempo diverso perché secondo il tipo dell'alimento che io mangio, se ha più proteina, se ha più carboidrati, se ha grassi, se ha la fibra, eccetera. Questo tempo dobbiamo prendere cura, che si chiama tempo di svuotamento gastrico. Occhio al contenuto di grasso, carboidrato, fibra, proteina dura come la carne, pollo, pesce, eccetera. Un alto contenuto di energia è una cosa molto importante, la misura della particella che arriva allo stomaco anche influisce il tempo che sarà lì. Se io mangio per esempio un panino, questo quando ingoio è un bolo alimentizio che arriva una palla, una pallina piccola. Però se io mangio un biscotto, per esempio un pavesino, un savoiardi, viene sciolto in una misura piccolissima, milioni di volte più piccola che il panino. Ok? Quello dobbiamo prendere cura anche delle cose che vanno incontro ad uno svuotamento veloce, soprattutto vicino all'attività fisica. Perché la nostra digestione è controllata dal sistema nervoso parasimpatico. Ok? Stimola la produzione di saliva, stimola la produzione dei succhi gastrici, stimola l'attività dell'intestino. Quindi il sangue va in grande quantità all'intestino per assorbire i nutrienti e questo crea quello che ho chiamato l'effetto Robin Hood. Perché stai rubando ai ricchi per dare ai poveri. Okay, allora, le prendo il sangue del muscolo e lo porto all'intestino. Così arriva meno ossigeno, meno sangue al muscolo. Questo non serve per l'alta prestazione. Allora, anche abbassa il battito del cuore e costrisce la via aerea, quindi il flusso del sangue più basso entra meno ossigeno. Tutto questo è come mettere il freno a mano. Non possiamo allenare o gareggiare intenso se stiamo facendo digestione, se abbiamo la pancia piena. E questo di solito è un errore che fa molta gente, ok? Allora, cosa utilizza il nostro muscolo come energia? Il nostro muscolo può utilizzare carboidrati, proteine e grassi in una proporzione diversa secondo l'attività fisica. Se io faccio attività fisica 25%, quindi molto leggera, vado ad utilizzare un po' di glucosio del sangue, sempre, e grande quantità di grassi, perché i grassi produce poca energia al secondo, quindi per questo serve. Però se io inizio a aumentare l'intensità al 65 oppure all'85 o di più, le proporzioni cambiano e metto in gioco questo blu che è il glicogeno muscolare e aumenta il consumo del glucosio e diminuisce il consumo dei grassi. Ok? Allora, glucosio del sangue e glicogeno muscolare sono carboidrati, per quello una persona che vuole allenare intenso, che vuole allenare tanto tempo intenso, ha bisogno di grande quantità di carboidrati, che vengono dall'alimentazione, cereale, frutta, il miele, il latte, eccetera, eccetera, anche legumi, eccetera. Ok? Vengono digerito, trasformato, una volta che entrano nel sangue, in una molecola unica che si chiama monosaccarido. Ok? Mono significa uno. Più o meno, secondo il pasto, quello che porta questo pasto, la fibra, eccetera, possono occorrere da 4 a 6 ore per digerire, assorbire e immagazzinare tutto quando siamo a riposo. Una volta che entra nel sangue, arriva al muscolo o al fegato e si immagazzina in un pacco grande, in modo di glicogeno. Allora, non capisco bene. Allora, glucosio singolo, una molecola singola. Glicogeno, un pacco grande di unità singola. Ok? Questo nel fegato e anche nel muscolo.
Allora, le riserve che abbiamo noi al muscolo e al fegato sono, tra virgolette, limitate se io lo vado a paragonare con i grassi. Io posso solo con il glucogeno del fegato, che sono 80-100 grammi, nuotare 20-30 minuti intenso. Dal muscolo 300-500 grammi, 90-150 minuti intenso. Se io voglio utilizzare i grassi, posso nuotare più di 60 ore, però lentamente, suave, pianino, perché ricordate che è il che va più lento i grassi, ok? Allora, cosa devo fare se il mio allenamento è di 2 ore? Cosa devo fare? 4-6 ore prima un lautopasto, la pasta, il riso, pane, legumi, eccetera, eccetera. Ideale, integrale in quello momento, perché hanno più vitamina, più minerale che si perdono nel processo del raffinato, però come sono 4-6 ore, la fibra non è un problema da momento. Quando già mi avvicino all'allenamento, 2 ore, 3 ore prima, già tolgo la fibra, i grassi, la carne, il pollo, il pesce, che sono proteine dure, e utilizzo la uova, qualche latticini, eccetera, eccetera. E 30-60 minuti prima, vicino all'allenamento, non posso mettere nessuna cosa difficile da digerire. In quello caso, sempre io consiglio, se hai 30 minuti solo carboidrato liquido. Se hai 30, 40, 45, un'oretta, puoi mettere anche pavesini, savoiardi, senza fibra, senza cioccolate, senza Nutella, eccetera, perché sono facili da digerire. Se tu metti un savoiardo nel succo o la bevanda isotonica, dopo 10 secondi se bagna e tu lo puoi sciogliere e distruggere con le dita, quindi facile da digerire anche per lo stomaco, ok? Il pasto del 4-6 ore prima, muscolo e fegato, il panino prima, la frutta, la barretta, eccetera, e carboidrati liquidi e i pavesini arrivano nel sangue. Ok, abbiamo riempito due serbatoi. Se io devo fare l'allenamento alle 6, l'autopasto a pranzo e prima succo biscotti, isotonica biscotti, per far salire il glucosio. Se io devo allenare alla mattina, la cena del giorno prima è quella che dà l'energia per immagazzinare, e alla mattina, quando mi alzo, la colazione, o veramente più che colazione, rompere il digiuno con un po' di succo biscotti, nessuna cosa più difficile da digerire, perché se no mi alleno con la pancia piena o gareggio con la pancia piena. E dopo l'allenamento faccio la colazione normale, cereale, frutta, panino, eccetera, eccetera. Ok? Se tu hai l'allenamento alle 4, l'autopasto si dovrebbe fare a metà mattina, pausa scuola, per esempio, e nel percorso della piscina, o sea, della scuola alla piscina, un po' di succo biscotti per far salire il glucosio. Ok? Ricorda che il muscolo, una volta che è immagazzinato, con questo o con questo, se non c'è attività fisica, rimane pieno. Quindi non per forza sbagliano pensando che devono rispettare l'orario normale dei pasti che facciamo le persone che non allenano. Colazione alla mattina, pranzo a mezzogiorno e cena alla sera. Ok? Allora, come dobbiamo recuperare velocemente? Allora, perché dobbiamo recuperare? Per essere ben preparati per la prossima sessione, sia allenamento oppure una gara, ovviamente. Ridurre i danni delle fibre muscolari e altre strutture, legamene, tendine, eccetera, eccetera, che si gonfiano dovuto all'attività fisica. Se no, domani non posso raggiungere la zona rossa di alta intensità. Quello è il problema. E aiutare ovviamente al sistema immunitario a mantenere la sua capacità funzionale. Questo è il ponte del recupero. Vediamo, a me mi piace molto la partenza a dorso perché è uguale che il ponte. E vediamo le quattro lettere R, la base del ponte, che sono reidratare il nostro corpo, ricaricare il carburante, riparazione delle fibre e il riposo. No, perché il sonno è lo molto importante, il riposo notturno. Ok? Perché prima l'idratazione? Perché tutte le reazioni metaboliche sono regolate, controllate dall'acqua. Se manca acqua, le reazioni metaboliche per creare il glicogeno, per riparare il muscolo e creare l'adattamento non sono al 100%. Per quello prima dobbiamo reidratare al 100%. Nel nuoto questa idratazione non è veramente un problema. Allora, questo dice il Comitato Olimpico Americano.
parlando del recupero, stai mettendo in pratica le 4 R del recovery. Cosa dice? Un protocollo di nutrizione aiuta a ottimizzare l'adattamento all'allenamento e anche permette al nuotatore, in questo caso, rendere di più al 100% del suo potenziale la prossima sessione, sia allenamento, sia gara, blocco di allenamento, eccetera, eccetera, così anno tra anno, anno dopo anno. Olè. C'è un concetto che si chiama finestra metabolica o finestra anabolica che si chiude, e questa pubblicazione Science de Swimming Faster, Science Swimming Faster, dice timing is everything, o sea, il tempo, il momento di assunzione è tutto. E recovery is critical, il recupero è critico, questo non ha bisogno di traduzione. Più tempo passa, questa finestra si chiude. Ok, quindi il recupero, se lo iniziamo a bordo vasca, meglio ancora. Allora, prima R, reidratare il nostro organismo. Dobbiamo iniziarlo subito appena finisce l'esercizio. L'obiettivo fondamentale è ristabilire subito la funzione fisiologica cardiovascolare, la funzione fisiologica muscolare e la funzione fisiologica metabolica. Ricordare che l'acqua è un catalizzatore, controlla, regola tutte le reazioni metaboliche. Una cosa importante che vediamo dopo nel capitolo di idratazione: dopo l'attività fisica non è raggiunta adeguatamente con l'acqua da sola. Ma come, Dani, se io ho sentito tante volte che dobbiamo bere acqua prima, durante e dopo l'allenamento? Persona agonista, no. Ok? Anche se vediamo a grande professionista di alto livello mondiale che bevono l'acqua durante la partita, durante l'allenamento. Guarda, se beve e se mette l'acqua. Questa è la mia figlia, no acqua. Allora, vediamo qua Messi con la borraccia d'acqua dopo l'allenamento. E io penso, ma perché? Come nessuno l'informa questa gente? Qua la Ferrari, vediamo che quello per mettere la benzina è grande, molto grande, certo più grande di quello che troviamo al benzinaio. Allora, con questo noi possiamo rifornire energia velocemente, con quello del benzinaio normale è più lento. Ok? Uguale succede con la finestra anabolica a livello della ricarica del carburante. Dobbiamo prendere cura del timing, del ratio, la proporzione dei carboidrati, il tipo di carboidrato, sebbene anche con proteina o no, e anche con la caffeina. Cosa importante? Prima il timing. Più vicino alla fine dell'allenamento, la ricarica del glicogeno muscolare è più veloce, è più grande, non solo più veloce, più grande. E ricordate che il glicogeno, una volta che entra al muscolo, rimane lì fino alla prossima attività fisica. Se io finisco l'allenamento, lascio il mio serbatoio pieno, dopo, fino al prossimo allenamento, se io non faccio attività fisica, vado a scuola, sono seduto a scuola, non devo fare la classe di educazione fisica, di attività, perfetto, questo rimane pieno. Non devo fare un autopasto 4 ore prima, perché il muscolo è già pieno. Con un pasto normale, anche con un panino, può andare bene. Ok? Allora, ricordate, in modo normale il glicogeno muscolare si ripristina da 36 a 72 ore. Di solito in Latino America fanno spesso il doppio allenamento. Se tu vai a consumare il glicogeno in un allenamento alla mattina, non hai tempo per ripristinare il glicogeno per l'allenamento del pomeriggio. E quindi quell'allenamento del pomeriggio non ha l'energia per allenare intenso. Se dopo hai un altro allenamento la mattina, neanche puoi allenare intenso. E quello è il problema della Latino America, anche della Spagna. Cosa dobbiamo ingerire dopo? Possiamo utilizzare solo glucosio, maltodestrina, pasta, riso, legumi, eccetera, e andiamo a riempire maggior parte del muscolo, però il fegato rimane di meno, non arriva al massimo. Invece, se io vado ad utilizzare una miscela tra glucosio e fruttosio, questo si chiama zucchero, zucchero bianco, zucchero, non so, zucchero di canna, qualsiasi tipo di zucchero, è una molecola di glucosio e una di fruttosio.
Quando si arriva nel sangue, si divide tra il glucosio, va al muscolo, e il fruttosio arriva prima al fegato. E il fegato decide cosa fare. Se il fegato è vuoto, perfetto, rimane come glicogeno epatico e quindi possiamo riempire entrambi meglio. Perché durante tutta la notte, quando io dormo, il fegato è quello incaricato di trattenere il glucosio a livello normale per tutti gli organi che utilizzano glucosio durante il sonno. Ok? Questo studio ha dimostrato che se tu mangi un po' di proteina aumenta la ricarica del glicogeno solo se la quantità di carboidrato che tu mangi prima è poca, ok? È piccola. Però se tu metti grande quantità di carboidrati, mettere più proteina non fa una ricarica più grande. E qual è la quantità ideale? 1,2 grammi per ogni chilo per ogni ora. Esempio. Nuotatore, diciamo, facciamo semplice, un grammo per no, perché io sono malo in matematica, un grammo per ogni chilo all'ora, 70 kg, 70 grammi la prima ora, 70 grammi la seconda ora, 70 grammi la terza, 70 la quarta, ok? 7 per 4, 28, 280 grammi dalla fine dell'allenamento fino alla cena, per esempio se parliamo del pomeriggio, ok? Quale tipo di carboidrato? Meglio. Secondo l'indice glicemico, sempre abbiamo sentito che dobbiamo mangiare del lento rilascio per non ingrassare. Se io mangio alto indice glicemico, il glicogeno è più grande, la ricarica di glicogeno, quindi senza la fibra, senza i grassi, tutto quello che rapido rilascio. Ok? Allora, se tu mangi un carboidrato di basso indice glicemico, frutta, miele, eccetera, o carboidrati con la fibra, il risultato è meno glucogeno immagazzinato velocemente. Questo non serve per noi, ok? Terzo punto, riparazione della fibra. La fibra è uguale che il pacco di spaghetti, sono fibre veloci, o sea, fibre lunghe, ok? Allora, io parlo sempre dei cavalli di forza della macchina, del motore della macchina, la Ferrari a 300 cavalli, eccetera, eccetera. Esempio, questo trattore sono 6 cavalli di forza. Se io lunedì ammazzo 1, martedì sono 5, mercoledì sono 4, giovedì sono 3 e così via, certo? Il problema con la fibra muscolare del nostro corpo è che non viene riparata di un giorno all'altro. Guarda, quando io ho avuto questo incidente a casa, il primo giorno, 3 giorni, 7 giorni per la riparazione di un tessuto, e quindi la sintesi di proteina per riparare il muscolo di solito sono 48 ore minimo. Come viene rotta la fibra muscolare? Fatica di materiale, bracciata, 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 inizia a crescere la fissura dentro, alla fine si rompe. Quando io faccio allenamento con le pesi, la fase eccentrica, quando si allunga, anche se rompe. Se io bevo acqua durante l'allenamento, rilascio un'ormona catabolica che rompe il muscolo, e se io ovviamente faccio uno sport di combattimento, qualche colpo distrugge e danneggia la fibra muscolare. Allora, qua vediamo la fibra muscolare, questi puntini gialli sono le microtraumi. Vediamo un muscolo prima e un muscolo dopo l'attività fisica. Ok? Allora, dentro della fibra muscolare ci sono sostanze che quando viene rotta la fibra arrivano nel sangue e dopo lo deve filtrare il rene. Ok? Grande quantità di queste che si chiama creatinchinasa, mioglobina, lattato desidrogenasa possono creare un problema a livello del fegato. Per quello dobbiamo controllare il danno muscolare, controllare il colore della urina, eccetera, eccetera. Questo microtrauma crea una microinfiammazione, un microdolore. Quanto dura? Di solito 2 giorni, ok? In una persona adulta, piccoli un po' di meno. Allora, se io devo riparare un muscolo fatto di proteina, con cosa devo riparare? Con proteina. Allora, se tu prendi la proteina in modo immediato alla fine dell'allenamento, in un formato facile da digerire e da assorbire, perfetto, posso aumentare e trattenere il mio muscolo. Lo più importante è trattenerlo, come minimo trattenerlo, non perdere muscolo. Invece, se tu vai a assumere una proteina 2 ore dopo,
lo stesso integratore di un tisano, alla fine possono anche perdere massa muscolare. Se tu puoi trattenere il tuo muscolo oppure aumentarlo, più tonificato, più forza, più potenza, più velocità e a lungo termine maggior salute. Ok? Invece, se la proteina arriva al muscolo 2 ore dopo, ok? Prendendo un integratore 2 ore dopo, oppure mangiando la proteina subito dopo allenamento, per esempio la carne, il pollo, il pece, che impegna 3-4 ore a digerire, non serve. Per quello sempre alla fine dell'allenamento meglio liquido che solido. Possiamo creare la perdita di massa muscolare che si chiama sarcopenia. Muscolo flaccidi, calo del metabolismo, scusate, calo del metabolismo, meno capacità di almacenare il serbatoio più piccolo e a lungo termine peggiore la salute. Ok? Questa è la sarcopenia, la perdita della massa muscolare. Io posso pesare 70 kg, 60 kg di massa magra e 10 solo dei grassi, oppure lo stesso 70 kg. 40 di massa magra e 30 kg di grassi, questo non serve. E l'indice massa corporale è normale, uguale per entrambi. Ok? Quindi dobbiamo sapere la nostra composizione corporea, la nostra percentuale grassa, che è quello che dice veramente il rischio a livello della salute. Questo è più o meno la sarcopenia. Essere magro, pesare poco, però essere completamente flaccido. Ok? Non perdiamo solo il muscolo della gamba o del nostro de tutto il corpo, anche perdiamo il cuore, se fa piccolo e aumenta la pressione arteriale, questo alla fine diventa un problema di salute. La quarta R, parliamo del riposo, il sonno, per quello va il sonno, veramente il sonno profondo. Ormoni anabolici sono vampiri, lavorano di notte preferentemente, la testosterona è la ormona della crescita. Ideale, sempre dopo l'attività fisica che è proinfiammatoria, mangiare qualsiasi tipo di cibo antinfiammatorio, meglio che prendere un farmaco antinfiammatorio. Ok? E rispettare e controllare le ore di sonno. Questo è molto importante per quello i genitori hanno un ruolo importantissimo qua. Il cervello dei ragazzi, ancora la parte del cortex prefrontale, non è maturo e quindi non hanno un controllo delle conseguenze a lungo termine, perché non sono maturo. Invece, quando si sviluppa il cortex frontale, sì, abbiamo questa maturità. Cosa succede con la blue light, la luce blu? Noi la troviamo, la luce naturale del sole, però anche qua la troviamo in questi apparati elettronici, ok? Grande quantità di luci blu. Qua vediamo se abbiamo LED alla nostra casa, quella che sono bianca, meglio toglierla e mettere oppure un alogeno, un incandescente, un fluorescente che hanno meno luce blu, oppure anche un LED però che è più simile a quella incandescente, alla zona rosa, più calido diciamo. Cosa succede? Questa luce blu ritarda il rilascio della melatonina e anche rilasciamo di meno. E la melatonina è quella che crea l'inizio del sonno, la prima fase del sonno. E quindi se io sono col cellulare, con lo smartphone, il tablet, il computer, eccetera, oppure alla mia camera da letto ci sono dei LED bianchi, meglio togliere. Ok? E io guardo, oh guarda, sono le 11, che tardi, domani mi devo allenare la mattina o devo andare a scuola, spengo la luce e dopo non mi dormo in 10 minuti, mi dormo fino un'ora dopo, e quello è il problema. Non dobbiamo utilizzare il letto come un ufficio per fare come si chiama, i compiti della scuola. Se possiamo mettere il filtro di luce blu sia allo smartphone come al computer, meglio così, meno effetto della luce blu sul cervello e il rilascio della melatonina. La fase importante è la fase di sonno profondo, che quando si rilascia aumenta la secrezione dell'ormona della crescita. Per quello io sempre consiglio ai miei clienti, siamo nel secolo XXI, possiamo misurare tante cose a casa, non come prima che solo era un laboratorio, possiamo controllare con un braccialetto, l'orologio o qualche applicazione le fasi del sonno. Non sono al 100% accurate, però meglio avere un po' di informazione che non avere nulla, ok? Cosa dicono gli esperti?
vediamo la raccomandazione degli esperti legata al sonno con atleti del 2021. Un intervallo da 9, da 7 a 9 ore appropriato per un adulto che non fa attività fisica, 8-10 ore per un adolescente che non fa attività fisica. Ok? Tuttavia, gli atleti possono richiedere un recupero ancora maggiore dovuto all'esigenza fisica e psicologica dello sport. Ok? In questo studio dell'Università di Stanford, negli Stati Uniti, hanno aumentato fino a 10 ore il sonno e nuotatori e hanno migliorato significativamente la prestazione. 8% la velocità subacquatica dello sprint, 20% il tempo di reazione, 10% la virata e 19% la gambata, solo con aumentare le 10 ore di sonno. E quella è veramente la chiave di tutto, perché il recupero senza sonno non avviene. Hanno fatto lo stesso con giocatori di pallacanestro, lo stesso risultato, hanno migliorato tutto. E questa cosa è molto importante. Quando sia possibile, evitare di allenare alla mattina, presto alla mattina, prima di andare a scuola, per esempio, e anche troppo tardi alla sera, perché dormi di meno. Qualcuno che si alza alle 3, alle 4, 5 del mattino per andare a allenare prima di andare a scuola, interrompe il suo sonno, interrompe il rilascio della crescita, interrompe il recupero, interrompe la crescita, lo sviluppo, eccetera. Allora, quando dico questa cosa in Latino America, tutti gli allenatori si arrabbiano con me, mi vogliono saltare addosso. Perché? No, 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 io sono solo il messaggero, io sto trasmettendo questa informazione. Andare a parlare con gli esperti, che sono quelli che hanno dato il consiglio. Allora, perché succede questo? Perché di solito in Latino America loro amano allenare doppio, e questo studio del 91 ha dimostrato che allenare doppio peggiora la prestazione. Questo studio allenavano 1,5 ore entrambi fino a 4 settimane. La settimana 5 hanno deciso un gruppo allenare solo al pomeriggio e un altro gruppo mattina e pomeriggio 1,5 ora. Chi ha peggiorato? Il gruppo che ha fatto il doppio, perché non recupera. E quello è il segreto. Dopo hanno tornato a allenare entrambi 1,5 ora al pomeriggio, hanno migliorato un'altra volta, però mai hanno arrivato alla stessa velocità, allo stesso miglioramento che gli altri che hanno allenato solo una volta. Latino America, allenamento alle 6 del mattino e dopo al pomeriggio, alle 4:30 del mattino fino alle 6, 2 volte alla settimana. Questa madre alla fine le ha detto, consigliata da me all'allenatore, che aveva un problema psicologico, che il suo medico le ha detto di prendere un farmaco per dormire, che alla fine non poteva andare a allenare la mattina, e l'allenatore l'ha detto: va bene, niente, lasciamo perdere, allena solo il pomeriggio. E le due ragazze, le due figlie, hanno iniziato a migliorare. Casualità? No, non puoi svegliarti alle 4 del mattino per allenare alle 4:30. Allenamento alle 5 del mattino, allenamento alle 5:30, si alza alle 4:50. In Italia, dal 2019 che vendo libri, mai mi hanno compilato una valutazione che viene dal regalo con il libro, che allenano alla mattina prima di andare a scuola. Mai. 4:30, alle 2:30, fino a 2:30, alle 3 a 5. E anche questa nuotatrice che fa fondo, che nuota a fondo, allenava alle 8:30, però non alle 5. Ok? Allora, cosa è importante? Una dieta di alto indice glicemico, un pasto un'oretta, 1:30 prima di andare a letto, carboidrati raffinati, dieta alta di carboidrati, dieta alta di proteina, aumentano la qualità del sonno. Possiamo utilizzare il triptofano anche per aumentare la produzione di melatonina. La melatonina anche può diminuire quella fase di insorgenza del sonno, che è la prima fase per addormentarsi. Il ferro, il zinco e il magnesio, non c'è evidenza che migliorano il sonno propriamente tale. Ok? Ci sono anche altri integratori che migliorano la fase di sonno profondo. Vediamo, dei 20 minuti di sonno profondo abbiamo passato 1 ora 54 e abbiamo passato 3 ore di sonno profondo, quindi abbiamo migliorato molto. Ok? Questo nuotatore della Nazionale Messicana, lui
prima di una gara ha dormito 4 ore a 10 minuti e la fase di sonno profondo solo 11 minuti. Ha gareggiato, non posso dire una parolaccia, però tutti capiscono come è andata la gara. Dopo abbiamo messo un'integrazione per dormire meglio, per migliorare il sonno profondo, ha passato 2 ore di sonno profondo. Ha fatto il record messicano e ha arrivato a 0,4 della minima per andare a Tokyo. Peccato che non è andato a Tokyo. Ok, allora cosa succede? Con il passo del tempo l'ormona della crescita rilasciamo di meno. Quando siamo piccoli, grande quantità. Esempio, un bicchiere di ormona della crescita ogni giorno durante la notte. Però perché non arriviamo a 4-5 metri come i battussi della canzone? Perché con il passo del tempo si rilascia di meno. Quanto? Un cucchiaino. Dopo di media 15 anni le ragazze e 17 anni ragazze, 15 ragazzi, 17, la quantità è piccola, piccolissima, quindi il danno muscolare deve essere piccolo, piccolissimo, perché non abbiamo capacità per riparare le fibre. Ok? Allora, se tu puoi fare la grafica tra l'età biologica, cioè per sapere più o meno la crescita di tuo figlio ogni anno, puoi sapere se ancora è in ritardo oppure è maturatore precoce, perché a volte qua a 14 anni spesso troviamo per esempio Ruta Mellitute e Benedetta Pilato che con 14-15 anni hanno gareggiato a livello mondiale. Invece, a livello dei ragazzi a 17-18 anni, troviamo il più giovane, diciamo, a vincere a livello internazionale, non di meno a 14 anni, mai. Ok? Allora, lo stesso succede con gli uomini, i ragazzi. Ok? Dobbiamo sapere cosa succede. È spesso che non tutti crescono alla stessa velocità, allo stesso tempo. Se io posso fare un carpogramma, uno studio dell'età ossea che si chiama, posso sapere la mia età. Esempio, io ce l'ho 15 anni, però la mia mano è di 13, ancora sono in crescita. Se io ho 15 anni, però la mia mano, la ossea della mia mano sono di 17 anni, vuol dire che sto finendo la crescita. E tu puoi gareggiare tutti e tre con 15 anni, però uno di un fisico dei 13 e un altro un fisico dei 17. Quindi quello del fisico dei 13 mai va a vincere. E può essere che prenda un po' di frustrazione perché non vince mai contro altri. Tranquillo, sei più piccolo ancora di età biologica, diciamo. Non è importante la cronologica. Va bene? Allora, cosa succede col volume di allenamento di solito qua in Spagna e anche in Latino America? 13 anni, ti alleni 2 ore al giorno, danno muscolare uguale in proporzione qua in verde, recupero 22 ore tra un allenamento e l'altro e ormona della crescita a grande quantità. 15 anni o un po' più grande, possiamo allenare 2 volte alla settimana, 1 oretta, 2 oretta la mattina. Più allenamento, più danno muscolare, meno tempo di recupero, ormona della crescita di meno, peggiore il recupero. E dopo 17 anni abbiamo qualcuno che allena tutti i giorni, 2 ore alla mattina, 2 ore, 3 ore al pomeriggio, più allenamento, più danno muscolare, bracciate, bracciate, bracciata, meno tempo di recupero, meno ormona della crescita, quindi iniziano a avere problema di miglioramento della prestazione. Allora, quando siamo piccoli, se tu danneggi la tua macchina, però hai 4 di ormona della crescita per riparare durante la notte, nessun problema, puoi gareggiare l'altro giorno, puoi allenare intenso. Però quando sei grande e adesso hai solo uno e stai creando lo stesso danno, però solo uno per riparare, il giorno dopo non puoi allenare né gareggiare intenso con questa macchina, vero? E quello succede. E a volte c'è qualche nuotatore, nuotatrice che le parlava all'allenatore, le dice: guarda che sono da 6 mesi, un anno che non miglioro, meglio finisco e smetto di nuotare. No, no, ti devi allenare di più. Questo
Quello è il problema, ti deve allenare di più. No, non ti deve allenare di più, al contrario, ho imparato la settimana, quello io una idea che avevo già da tempo, però ho avuto la conferma con il professore di questa post laurea che sto facendo, che ha detto più evoluto è un atleta, meno deve allenare, però deve allenare più intenso. E quello è veramente il segreto. Se no, viene dopo la frustrazione nello sport, eccetera, eccetera. Possiamo utilizzare, come ho detto, anche integrazione per rilasciare più ormona della crescita in modo naturale. Ok? Allora, il pizzolino. Se io alleno alla mattina e posso fare un pizzolino di 1 ora 30, perfetto, posso allenare anche al pomeriggio. Ok? Per fare un doppio allenamento. Però se non puoi dormire qua, questo veramente non serve molto, allenare 2 volte, ok? Questa è una conferenza che consiglio a tutti, che parla del sonno. Se tu non ti alleni alla mattina e non hai dormito bene, con 20-30 minuti, che puoi fare un piccolo pisolino, anche senza dormire, solo chiudere gli occhi, respirare profondamente, puoi migliorare la prestazione dell'allenamento del pomeriggio, però senza allenare la mattina. Il problema oggi parla delle ore che passano davanti allo schermo, 14 ore al giorno a volte, eccetera, eccetera, eccetera. E quando si parla del pizzolino a livello di agonista, la ricerca ha dimostrato che maggior parte degli atleti preferiscono, soprattutto quelli che allenano 2 volte, un pizzolino più lungo, di 35 a 90 minuti. Sembra essere più efficace, benefici superiori per gli atleti che il pizzolino corto. Ok? Allora, riassunto, cosa devo fare? Prendere carboidrato liquido e proteina liquida subito dopo l'allenamento. E questa cosa l'allenatore, se c'è qualche allenatore nella conferenza, lo deve controllare davanti a te. Perché se tu hai fatto la programmazione di un allenamento bellissimo per creare un adattamento bellissimo, però il nuotatore, dopo che finisce l'allenamento, se va a casa e non fa un buon recupero, dopo quando gareggia, questo peggiora il suo tempo o non migliora. E dopo, alla fine, il problema è che l'allenatore non è buono, non è bravo. No, veramente che non ha fatto un buon recupero. Per quello devi controllare davanti a te che bevano questa bevanda, iniziano il recupero davanti a te. Se hai fatto allenamento di forza, più proteina, meno carboidrati. Se hai fatto resistenza o acqua, diciamo, più carboidrati, meno proteina. Se hai fatto prima forza e dopo l'acqua, è la stessa sessione, grande quantità di proteine e anche di carboidrati. Tutto quello che è liquido è più facile di arrivare al muscolo e quindi meglio. E ovviamente se è liquido aiuta la prima R che è reidratare. Se qualcuno vuole un integratore per reintegrare dopo l'attività fisica, è meglio perché vengono arricchiti, uno buono, diciamo un buon integratore, viene arricchito da vitamine, minerali, aminoacidi ramificati, carnitina, glutamina, sodio. Sono cose importanti. La glutamina, vediamo qua due integratori, uno che non ha nulla quasi e l'altro che porta tutto. La glutamina è importante per il sistema immunitario. Macrofago e linfocito T utilizzano la glutamina come carburante, la carnitina per il recupero e aminoacidi ramificate per iniziare la sintesi proteica, per dare un segnale più forte, diciamo, di sintesi proteica. In questo studio della carnitina dimostra che riduce la sensazione di dolore il giorno dopo fino a 96 ore e anche riduce la creatinchinasa, la mioglobina e la lattato desidrogenasa, quella che erano dentro del muscolo e arrivavano nel sangue dovuto al danno muscolare. Quindi avere meno nel sangue significa meno danno muscolare. E il sodio, parlavo di sale, ok? Il sodio dobbiamo prenderlo e la bevanda dopo l'attività fisica in una quantità di 920 mg per litro fino a 1150 per litro. Vediamo lo stesso integratore, prima 12 mg per una porzione di un quarto, 24 per mezzo litro, 48 mg per litro, non arriva. Invece questo sono 230 per un quarto di litro, 4,60 per mezzo litro, 9,20 per litro. Ah, perfetto. Questo ha la concentrazione di sodio giusta. Lo più basico, perché sono persone che non vogliono utilizzare integratore, che hanno paura, eccetera, eccetera. Perfetto. Latte al cioccolato, senza problema. Meglio che nulla, meglio che acqua, meglio che una isotonica. Ovviamente
porta proteina, porta carboidrato e porta sodio, e quello lo più è liquido, ovviamente. Quali sono le tre cose basiche per iniziare un recupero? Per un amatoriale che allena 2 o 3 volte alla settimana, che non deve allenare sempre intenso, latte al cioccolato serve. Per uno che al giorno dopo lavora, si alza con meno dolore muscolare, si sente meglio. Per un agonista, è troppo basico, però meglio di nulla, ovviamente. Ok? Dopo, quando arrivo a casa, abbiamo parlato dei 280 grammi, per esempio, dei carboidrati. Allora, io ho preso 70 grammi con la bevanda del recupero e devo mangiare 200 grammi di pasta, per esempio. Se questa pasta sono 200 grammi, oppure questa che sono anche 200 grammi, quale impegna meno tempo a digerire e in arrivare al muscolo? Questa è il brodino. Tutto perché è più bagnato, è più piccolo, più morbido e si distrugge, si digerisce prima che una pasta al dente. In Italia io so che piace la pasta al dente, pasta integrale anche a volte, e dopo l'attività fisica non è l'ideale, abbiamo sentito quello già. Se vuoi mangiare legumi, perfetto, meglio passala per il frullatore, così fai una crema invece. E non utilizzare solo la carne, il pollo, il pesce, possiamo utilizzare anche la proteina dell'albume delle uova, che sarà più semplice da digerire. Ok? Mangiare l'omega 3, che abbiamo detto che è antinfiammatorio, frutta e verdura che sono antiossidanti, molto importante soprattutto per chi allena in una vasca che si pulisce l'acqua con il cloro, ok? Perché questa sostanza del cloro possono creare danno genotossico, aumentare la genotossicità, diciamo, che significa danneggiare l'ADN della nostra cellula, eccetera, eccetera. Quali sono le frutte più indicate per l'attività fisica dopo? Qualsiasi tipo di frutta va bene, però in questo studio la famiglia dei berry è quello che hanno avuto migliore risultato a livello di danno muscolare, infiammazione, stress ossidativo, capacità antiossidante, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Allora, questo già lo abbiamo visto. Ah, ok, perfetto. Quali sono le vitamine antiossidanti? Vitamina A, vitamina C, vitamina E. E anche se tu vuoi cercare su Google o puoi andare sulla banca dei dati di composizione degli alimenti, puoi cercare per vitamina, per nutriente, per cibo, eccetera, eccetera. Un'altra vitamina molto importante che sappiamo tutti che è buona per le ossa, per l'assorbimento del calcio delle ossa, però è anche importante per la salute di tutto il corpo, grazie a che si è scoperto che ci sono recettori di vitamina D ovunque nel nostro corpo. Okay? Se una persona ha deficit di vitamina D, può avere meno forza e può aumentare ovviamente con una integrazione di vitamina D. Okay? È molto importante controllarla spesso e avere idealmente un valore maggiore a 40. Okay? Di solito quando io faccio l'analisi del sangue, controllano emoglobina, leucocito, globuli rossi, bianchi, colesterolo, testosterone, eccetera, eccetera, però a volte non viene la vitamina D, né la vitamina B12, né la vitamina B9, quindi io le devo chiedere al mio medico di scrivere, anche chiedere il risultato di vitamina D, vitamina B12, vitamina B9, anche con il ferro, per il valore dell'emoglobina. Cosa serve la vitamina D a livello dell'attività fisica? Può aumentare la velocità, il movimento esplosivo del muscolo, combattere l'infezione respiratoria e anche aumentare la velocità e l'altezza del salto per la partenza e la virata va molto bene. È una vitamina liposolubile, cosa vuol dire? Che è legato alla grassa, ai grassi. Viene del cibo con i grassi, se io prendo il latte scremato, eccetera, meno grassi, però anche meno vitamina A, C, cioè vitamina A, D, E, vitamina K, sono liposolubile. E un altro modo di produrre vitamina D è con l'esposizione al sole, tutto quello sole che vediamo dentro qua in una vasca, in una piscina. Quello è il problema dei nuotatori quando allenano al coperto, diciamo, non hanno una esposizione al sole, per quello è molto importante controllare il livello di vitamina D.
Tutti questo aiuta a ridurre il tempo del recupero. Se tu hai un recupero più veloce, domani puoi allenare un'altra volta intenso. Allora, come posso sapere se veramente sono recuperato? Adesso c'è un concetto che si chiama variabilità cardiaca. Pip, pip, quello tempo che passa tra un bip e un altro bip si chiama intervallo RR e non sono tutti uguali. Ci sono uno che sono più corto e un altro più lungo e la frequenza, utilizzando uno o l'altro, cambia, varia. Per quello si chiama variabilità cardiaca, che è controllata dal sistema nervoso autonomo. Il battito funziona da solo. Il simpatico aumenta il battito cardiaco e riduce la variabilità cardiaca, invece il parasimpatico abbassa il battito del cuore, però aumenta la variabilità, la differenza tra un battito e l'altro. Se io controllo questo, che sono sempre in equilibrio dopo l'attività fisica, o sea, durante l'attività fisica si attiva il simpatico al 100%, attacco e fuga, ok? Ricordate. E quando finisce l'allenamento inizia il riequilibrio con il parasimpatico rest and digest, riposo e digerire. A cosa serve? La prevenzione del sovraallenamento può essere facilitata dalla misura della HRV per far emergere fenomeni di fatica a breve termine, anche prima che l'atleta lo percepisce. E questo è molto importante perché se tu alla mattina tu le chiedi a tuo figlio: come ti senti? Bene. L'allenatore le dice: come ti senti? Bene. Però veramente per dentro non sei riequilibrato, non sei in grado di allenarti un'altra volta intenso. In questo studio del 2020 hanno controllato durante 11 settimane con nuotatori la variabilità da adolescente, nuotatore adolescente, la variabilità cardiaca e hanno arrivato alla conclusione che quelli che ogni mattina avevano basso valore di variabilità cardiaca non allenavano intenso, non arrivavano all'intensità, era un indicatore del potenziale de training, sovraallenamento. Per quello io a miei clienti obbligo a controllare questo. Perché dopo, guarda Dani, non sto migliorando. Allora, girami uno screenshot della variabilità cardiaca. Giallo, rosso. E cosa pensi che vai a migliorare se stai allenando quando non sei in equilibrio? Come possiamo misurarlo? In questo studio hanno dimostrato che queste due app sono validate scientificamente a livello di un elettrocardiogramma, lo stessi valore. E una è gratuita, però devi indossare ogni mattina la fascia toracica, oppure questa che non è gratuita, però puoi utilizzare la dita, quindi è più semplice e più comodo ogni mattina controllare con questo. E l'applicazione ti dice tutto. Se sei in verde, perfetto, allenati senza problema, sei in equilibrio. Se sei in giallo, meglio attività di recupero. Se sei in giallo la mattina e ti devi allenare il pomeriggio, perfetto, puoi dormire a mezzogiorno, fare un pizzolino di un'oretta, controllare un'altra volta e sicuramente sei in verde. Invece, se sei in rosso, automaticamente dice to avoid overtraining per prevenire il sovraallenamento. Altamente consigliato il riposo, quindi non allenarti. Ma come non mi alleno? Questo nuotatore peruviano, il campione peruviano, mi ha chiesto la consulenza, mi ha detto: perfetto, però se no vai a controllare la variabilità, io non lavoro con te. Perfetto, primo giorno che le viene in giallo, non sapeva cosa fare, l'ho detto: parla con l'allenatore, dovrebbe essere riposo, descanso in spagnolo. Ok, perfetto. L'allenatore l'ha detto: non ti alleni alla mattina, continua a dormire e dopo vediamo al pomeriggio. Al pomeriggio si è misurato 8,3. 2 ore di sonno la differenza. È il segreto. Se lui allenava la mattina, aumentava il carico, aumentava l'esquilibrio e dopo al pomeriggio neanche era in grado di allenarsi. E il professor Cicciarro, del Fisiologia dello Sport, qua in Spagna e tutta Latino America, lui dice: penso che siamo troppo ossessionati con non perdere sessioni di allenamento, non considerando che il riposo è parte dell'allenamento. Ricordate, la parte finale, quando torna l'altalena, è una fase di recupero senza carico. Ok? Pertanto, non allenare un giorno o vari giorni non deve essere considerato una perdita o mancanza di stimolo allenante, se no è solo la parte finale del processo. Ok?
Quindi questo è più o meno un esempio di come dobbiamo controllare ogni giorno la variabilità. Ogni tanto un giallo, perfetto, nessun problema, io controllo dopo. E invece questo non può essere tutti i giorni in giallo, rosso. Questa nuotatrice è entrata in sovraallenamento. Doveva fare la minima per andare a Tokyo, aveva 2,12 in dorso, doveva fare 2,10 e ha gareggiato in 2,17. Piangeva, non sapeva perché ha gareggiato così, come no? Gli ho detto la tua risposta da sola. Ricordati, allenamento, l'equilibrio, omeostasi si chiama allenamento, recupero, allenamento, recupero. Questo è il gioco, allenamento, recupero. Non possiamo allenare in qualsiasi momento. Dobbiamo essere passato il punto di equilibrio ideale al punto massimo. Così andiamo a migliorare la prestazione, ok? Parliamo di idratazione, che è molto di più che bere acqua da sola. Quando un atleta fa attività fisica, soprattutto all'aria aperta, all'aperto, si riscalda molto e inizia a sudare. Questo è il modo che il nostro corpo ha per abbassare la temperatura. Ok? È uguale che avere la febbre. Quando una persona ha la febbre, dobbiamo mettere in gioco tutto per abbassare questa temperatura. Cosa succede? Qua dentro del motor si riscalda ovviamente e questo liquido viene qua al radiatore, si raffredda e dopo va dentro per trattenere la temperatura, così il motore può continuare a funzionare. Ok? Lo stesso succede nel nostro corpo, c'è un liquido che gira, gira, gira e raffredda il nostro corpo. Il sangue è veramente quello che va a raffreddare il nostro corpo, ok? Allora, scusa, il sangue viene qua, si raffredda nel radiatore che è la pelle. La nostra pelle è il radiatore. E come si raffredda la pelle? Come si raffredda la pelle? Grazie all'evaporazione del sudore. Se il sudore non viene evaporato, non abbassa la temperatura e viene il colpo di calore. Allora, le due cose che hanno dimostrato che favoriscono la fatica durante l'allenamento, durante l'attività fisica, è quando si esaurisce il glicogeno muscolare, che è la benzina, e quando arriva la disidratazione, perché nel sudore abbiamo la perdita di acqua e sali minerali. Quindi dobbiamo prendere cura di tre cose, non una sola come quasi tutti fanno, che prendono cura solo dell'acqua. No, dobbiamo prendere cura del carburante e sali minerali, tutti e tre, soprattutto all'aria aperta. Ok? In questo esperimento, non è uno studio, è un esperimento che hanno fatto alla Federazione Cilena de Sport Acquatici, di moto diciamo, hanno misurato il colore della urina quando arrivavano all'allenamento. Solo due arrivavano con buon livello di idratazione, il resto 1, 2, 3 disidratazione minima. E tutti, quasi tutti, con disidratazione significativa. E quello è il problema, arrivano già disidratati all'allenamento. E ricordare che l'acqua regola la reazione metabolica. Dobbiamo prendere cura, come dice Francesco Avaldi, che è un grande medico sportivo. Il primo integratore che dobbiamo prendere cura veramente è l'acqua. È l'acqua il primo integratore da controllare, ok? La disidratazione progressiva durante l'attività fisica è molto frequente perché arrivano già disidratato e non si beve quello che veramente devono bere. E non solo provoca una riduzione della prestazione, anche un aumento del rischio di lesioni, infortuni, eccetera, eccetera. Ricordate che il metabolismo aerobico può produrre a lungo termine 33 ATP di energia, invece l'anaerobico di meno. Cosa succede? Perché abbassa la produzione di energia aerobica? Lo stesso effetto Robin Hood che abbiamo parlato dell'intestino con il muscolo, lo stesso succede con il muscolo e la pelle. Quando c'è il caldo, quando ci aumenta la temperatura, il nostro corpo decide cosa facciamo? Inviare più sangue fino alla pelle per raffreddare o continuiamo a inviare sangue al muscolo per trattenere questa alta intensità? Qual è più pericoloso per il nostro corpo?
abbassare la temperatura. Ok, perfetto. Quindi dobbiamo inviare più sangue alla pelle per abbassare la temperatura. Quindi meno ossigeno arriva al muscolo. Meno ossigeno, meno capacità di produrre energia aerobica. E automaticamente il nostro corpo dice: perfetto, inizio a produrre più energia anaerobica. L'anaerobica produce lattato e questo lattato non può essere trasportato velocemente fuori al muscolo e se non viene trasportato fuori al muscolo il lattato non viene rilasciato e smaltito neanche il GnHQ. Il GnHQ è quello veramente cattivo che crea tutta la fatica dentro il muscolo, non è il lattato, è il GnHQ. E quindi inizia la fatica, obbligato a abbassare la intensità, meno forza, eccetera, eccetera. Ok? Dobbiamo controllare la disidratazione, il grado di disidratazione con il nostro proprio peso. Esempio, Rafa Nadal, una ora giocando a Roland Garros, perde 2,4 kg, che sono 2,4 litri di acqua, il 3% del suo peso. Ok, perfetto, quindi il 3% già non gareggia al 100%. La reazione metabolica va a una velocità più bassa, 84-85%. E quello è veramente il problema. Aumenta se colpisce la prestazione, c'è un calo di prestazione di tante cose come vediamo qua. A livello dell'utilizzo del glicogeno, a livello della capacità aerobica, lo stress cardiovascolare, eccetera, eccetera. Per quello dobbiamo trattenere la perdita di liquido al livello minimo possibile. Nel nuoto, fortunatamente, come vediamo in questo studio, non succede. Questi sono gli sport che se perde di più liquido e il nuoto non c'è. In questo altro studio del 2017 vediamo la perdita di liquido di media dei nuotatori dopo un allenamento 0,120 millilitri, o sea 120, sì, millilitri. Questo vuol dire meno del 1% di un nuotatore di 50 kg. È poca la quantità di liquido che io perdo durante un allenamento. Quindi il calo di prestazione non è dovuto alla perdita di liquido, non è importante la perdita di liquido in allenamento. Cosa è veramente importante? Questi due amici che abbiamo visto, uno si chiama cervello e l'altro si chiama cortisolo. Io, il cervello ha bisogno di ossigeno e glucosio. Il glucosio è uno zucchero, ok? Sempre che io faccio attività fisica vado a consumare un po' o molto quantità di glucosio del sangue è quello che utilizza il cervello per funzionare. Se tu le vai a consumare, a rubare, tra virgolette, il glucosio del sangue, il cervello si arrabbia, si impazza, si vuole il pazzo e inizia a funzionare di meno. Si blocca, vertigine, svenimento, nausea, eccetera, eccetera. Ok? Se tu bevi acqua durante l'allenamento, c'è un calo del glucosio e vai a creare una cosa che si chiama ipoglicemia, che questo può essere dannino, dannoso, un danno per la nostra salute. Invece, se tu bevi una bevanda con carboidrati, ovviamente vai a trattenere la prestazione, vai a trattenere il cervello funzionando. Io sempre faccio l'esempio, come dice la Raffaella Carrà, se tu vuoi fare un viaggio da Trieste in giù, vero? Ogni 300 km vai a fare benzina, non vai a fare acqua nel serbatoio se vuoi che funzioni la macchina. Se tu metti acqua, la macchina non funziona e la devi spingere, quindi vai ad andare più lento sempre. Ok? Questo altro studio, bevanda con carboidrato, giallo, poco carboidrato, rosso, senza nessun carboidrato. Controllarono il cortisolo rilasciato. Chi rilascia più cortisolo? Chi non beve energia, chi non mette carboidrato durante l'allenamento. E questa è una intensità bassa, eh? Il 60% è una intensità bassa. Qua dice, la ricerca ha dimostrato che l'attività fisica induce nel muscolo attivo il rilascio di interleuchina 6, che l'abbiamo sentito molto durante la pandemia perché è proinfiammatoria, che stimola il rilascio del cortisolo, favoriscono entrambi processi immunosuppressori, quindi vuol dire colpiscono il sistema immunitario. La supplementazione con carboidrati diminuisce la concentrazione di interleuchina 6 e minimizza l'effetto immunosuppressore dell'attività fisica, quindi integrazione con carboidrato.
Mamma, oggi non vado all'allenamento. Tuo figlio ti dice: me ne vado al parco col mio amico, mi metto questa droga che rompe il mio muscolo, attacca il sistema immunitario, uccide i miei neuroni, descalcifica le mie ossa, eccetera, eccetera. Le dai permesso a tuo figlio per andare al parco a iniettarsi questa droga? No, vero? Questa droga si chiama cortisolo, che fa tutto questo e tutte altre cose. Abbassa il metabolismo per la perdita del tessuto muscolare. Abbiamo detto, attacca il sistema immunitario, eccetera, 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 e anche favorisce l'osteoporosi, la perdita di calcio. E il nuoto è uno sport che non è buono per la salute della ossea, per la densità minerale, ossia perché non c'è microtrauma dell'ossea e quindi può favorire l'osteoporosi. Abbassa il testosterone e aumenta il glucocorticoide. Ok? Cosa dice l'American College of Sport Medicine? Ormone, steroidi e glucocorticoide prodotto della glande suprarenale risposta a due cose, lo stress e la ipoglicemia. Lo stress fisico, psicologico, esempio, stai litigando con la fidanzata, stai litigando con i genitori, stai litigando con il tuo capo, qualcuno che ti ruba la bicicletta, il cellulare per le strade, eccetera. Questo sono stress a livello fisico, psicologico, ok? Però la ipoglicemia, sia che tu non mangi carboidrati oppure che tu durante l'attività fisica stai consumando il glucosio del sangue. Ok? Qual è la funzione del cortisolo? Aumentare il glucosio attraverso la disgregazione del tessuto che si diventa glucosio nel fegato grazie alla gluconeogenesi. Glucosio, neo, nuovo, genesi, dare a luce, diciamo, partorire, generare qualcosa. Principale per il mantenimento della glicemia, principale carburante per il cervello. E le proteine, non abbiamo un deposito di proteina e dobbiamo ottenere del catabolismo indesiderato della massa magra, massa muscolare e degli organi. Ok? Guardate questo Sai che video. altra parte? È una locomotora che non funziona, hay más madera, hay mucha madera en el tren. Eso me preocupa. El tren no puede andar sin combustible y no hay un solo tronco de madera en el tren. Ovviamente il treno funziona con il legno. Ah, perfetto, questo legno serve. Inizia a funzionare il treno, ma come mai se non c'è legno nel treno? Portarmi legno. Eccolo qua, il cortisolo rompe il muscolo, porta l'aminoacido del muscolo al fegato. Il fegato dice: guarda, questo non è un carboidrato, però abracadabra fa la magia e lo trasforma in glucosio. Il peccato che ogni volta che rompe il muscolo, alla fine succede questo. Finisce l'allenamento? Sì, certo, ovviamente finisce l'allenamento, però come sono i muscoli? Più danneggiati, più danno muscolare, il tempo del recupero più lungo, meno possibilità di allenare domani intenso. Quindi mai portare una bottiglia con l'acqua all'allenamento. Acqua con lo zucchero, se vuoi, nessun problema. Oppure il succo con un po' di sale, perfetto, nessun problema. Allora, non possiamo inviare al tuo figlio con una borraccia o una bottiglia con acqua perché è uguale che dare permesso per andare al parco. È uguale. Vuoi questo per la salute del tuo figlio? No. Allora, allenatore, quando arriva uno con la bottiglia con l'acqua, vai, torna a casa, oggi non ti alleni, ho vietato direttamente di arrivare con bottiglia d'acqua. Da domani un messaggio a tutti i genitori, da domani vietato arrivare con bottiglia con l'acqua. A livello di salute, per la salute del ragazzo, però a livello di qualità dell'allenamento, guarda, questo è molto importante, signori allenatori. Quando viene rilasciato il cortisolo, rompe il tessuto, e il muscolo e i grassi, ok? E l'aminoacido del muscolo arriva al fegato per produrre glucosio, perfetto. E il glicerolo del trigliceridi diventa glucosio nel fegato, perfetto. Il cervello continua a funzionare, trattiene il glucosio nel sangue a livello normale. Ma cosa succede a livello del muscolo? Aumenta il consumo dei grassi e non entra il glucosio, non entra il carboidrato. E senza carboidrato mai vai ad arrivare all'alta intensità. Solamente stai bruciando grassi. Quanto la portata di produzione? 0,3 al secondo.
Vai a arrivare alla zona rossa? No. Va a migliorare la sua velocità di nuotata? Mai nella sua vita, bruciando grassi. Per quello, a livello di qualità dell'allenamento, non portare acqua all'allenamento, perché dopo, quando gareggiano, non migliorano e dopo il problema è che l'allenatore non è bravo. Se sei un bravo allenatore, da domani, per piacere, mai più una bottiglia con l'acqua da sola. Io quando vado a fare consulenza, non solo di nutrizione sportiva, anche di allenamento, con i miei amici che sono allenatori, lo primo che faccio, arrivo, prendo le borracce, acqua, acqua, l'altro, poco dolce, niente. Lo primo che controllo sono le borracce. Allenatori devono controllare le borracce sempre. Quanto? Se tu ti alleni un'ora fino a 2, 5, 30 a 60 grammi ogni ora, una borraccia normale porta 30 grammi, quindi una a due borracce ogni ora. Per un allenamento di 2 ore a 30 sono di 2 a 5, di 2 a 5 borracce per ogni allenamento. Se tu ti alleni 2 ore a 30 a 3 ore fino a 90 grammi all'ora. Questa è la raccomandazione dell'American College del 2016. Però se hanno fatto un altro studio il 2020 che ha consigliato di più. Come nel nuoto non sudano, la quantità di liquido perso è poca, non hanno sete, bevono poco. Per quello io preferisco lavorare con il doppio di concentrazione del normale dell'aria aperta. Perché se bevono poco, in poco meglio mettere più carboidrati, ok? In questo studio dei Viravai del 2020 hanno fatto la prova con 120 grammi all'ora, ok? 120 grammi all'ora. Per un sedentario significa ingrassare, per uno sportivo no. Meno percezione dello sforzo, quello viola. E quello danno muscolare, la SECA, la creatina chinasa, la lattato deshidrogenasa, meno danno muscolare, ottimo! Meno danno muscolare, tempo di recupero più corto, fibre muscolari, domani hai più cavalli di forza per allenare e arrivare all'alta intensità. E questo studio ha dimostrato che se tu metti proteina nell'allenamento puoi ridurre il danno muscolare. L'ideale è il siero di latte. Per quello io lavoro con una bevanda con maltodestrina, fruttosio e siero di latte. Il problema è che la proteina è costosa e non tutti mettono la proteina e la bevanda isotonica del rifornimento d'energia. Preferiscono vendere di più che avere più risultato. Allora, cosa devo bere prima? Bevanda con sodio, il pasto dobbiamo mettere sale sufficiente. Io sempre dico mettere un pizzico extra di sale il pasto prima. In un ambiente calido, umido, come subito troviamo per esempio dentro le vasche, a riccione, sempre molta quantità di caldo, sudorazione altissima. E se tu sei in nuotatore, devi aspettare un'oretta, 2 ore dentro per la tua gara, stai perdendo liquido. E di solito bevono acqua, e quello è l'errore, devi bere una bevanda con sale minerale. E se l'attività fisica sarà di più di un'ora, anche dobbiamo mettere carboidrati. Ok? Quanto liquido? Io consiglio di solito nel nuoto 350, massimo 400 all'ora, però con il doppio di concentrazione dei carboidrati. Nell'aria aperta 400-500 all'ora. La temperatura non deve essere fredda, la bevanda fredda rallenta l'assorbimento e può creare una lipotimia, un svenimento. Ok? Cosa c'è dentro del sudore? Sodio, cloro sono le più grandi quantità, lattato, urea, potassio, ammonio, calcio, magnesio, eccetera, eccetera. Ok? Quindi il più importante di tutti è il sodio, perché può creare situazioni molto gravi, molto pericolose, inclusa la morte dello sportivo, dovuto a una cosa che si chiama iponatremia. Ipo, poco livello di sodio nel sangue, ok? Perché è l'errore di bere acqua da sola, soprattutto quando viene l'ondata di calore all'estate. Sì, questa settimana saremo 4 giorni a 40 gradi, dobbiamo avere grande quantità di acqua. Se tu metti più acqua nel tuo sangue, si diluisce e la quantità di sodio rimane uguale, però la quantità di liquido è più grande, quindi abbassa la pressione del sangue, vertigine, svenimento e anche puoi morire. E veramente succede.
come questo atleta che è morto dovuto a avere solamente acqua, solo acqua, e quello è l'errore. Perdere i sali per non recuperare i sali minerali. Qual è il sodio il più importante? Quindi, mai dare acqua da sola a un atleta se tu lo vedi così. Mai dare acqua da sola, perché può essere peggiore, lo puoi inviare in ospedale anche ammazzare questo povero atleta. Quindi, durante l'esercizio fisico, il sodio è l'unica elettrolita che è utile reintegrare. È l'unico. Però Dani, abbiamo sentito che questo marchio dice che dobbiamo prendere 4, è l'unico che dice la Federazione Spagnola Medicina dello Sport, è il sodio, perché fa come una pompa di pressione per mettere acqua e carboidrato dentro. La quantità 230-570 mg per mezzo litro, per borraccia di mezzo litro, oppure per litro 460-1500. Ok? Io lavoro con 440, che è sempre ovviamente meglio. Cosa succede? Per attraversare la membrana dell'intestino, il glucosio deve entrare a mano con una molecola, con due molecole di sodio. Ok? La prima membrana è un trasportatore doppio, sodium glucose link transporter. Devono entrare insieme. Non può entrare il glucosio da solo, non può entrare il sodio da solo. Per quello dobbiamo mettere sodio e glucosio insieme se tu vuoi far arrivare il glucosio e vuoi far arrivare il sodio velocemente nel sangue. Ok? E questo è molto importante. E il potassio, la banana, le crampi. Non c'è evidenza che la perdita di potassio può incidere sulla salute, neanche la prestazione dell'atleta. Quindi, beh, mangiare una banana durante l'attività fisica non è l'ideale. Ok? Ricordate, durante l'attività fisica impegnativa, intensa, il simpatico è quello che controlla il nostro corpo. E il simpatico inibe la salivazione, inibe i succhi gastrici, inibe l'attività dell'intestino. Quindi questa banana che di solito utilizza un'ora per digerire, durante l'attività fisica può impegnare un'ora 30, 2 ore. Peggio. In questo caso, se vuoi mangiare meglio un paio di biscotti sciolto dentro della bevanda, e quella misura della particella sarà più piccola che una banana, sempre meglio tutto liquido. Ok? Allora, questo abbiamo sentito già, dopo l'attività fisica, l'acqua da sola non serve. Ok? Meno acqua fredda. Allora, una volta che entra l'acqua dopo l'attività fisica, dobbiamo trattenerla dentro. Se io bevo 1 litro e dopo mezz'ora sto nel bagno facendo un litro di pipì, non serve, non stai ridratando il tuo corpo. Ok? Quindi bere un litro di acqua non serve dopo l'attività fisica. Cosa idratano meglio? Reidratano. Cosa vuol dire? Che entra e anche lo trattiene dentro. Il succo d'arancia, il latte scremato e il latte intero. Ok? Se tu metti un pizzico di sale, meglio, perché la proporzione di sale è inversamente proporzionale al liquido che andiamo a fare la pipì. Più sale, meno pipì. Meno sale, più pipì. Ok? Peggio dell'acqua. La bevanda gassata, la bevanda sportiva che hanno usato in questo studio, la birra e il caffè. Ma come una bevanda sportiva per reidratare? Sì, non è uguale idratare durante che reidratare per trattenere il liquido dopo. Ok? Nell'esporre all'aria aperta, ideale pesare prima e dopo e la perdita di liquido moltiplicarla per 1,5 in questo caso le prime ore. Nel nuoto è poca la quantità di liquido perso, l'abbiamo visto, quindi con una bevanda del recupero dei 300 ml già stai recuperando grande quantità di quello che hai perso e dopo quando arrivi a casa il resto. Allora, quando parliamo di integrazione, i genitori inizia a suonare l'allarma e hanno la paura ovviamente. Quando io devo costruire la piramide, le chiedo a un atleta, dai, come fai, andiamo a costruire questa piramide? Io prima acquisto questo integratore per questo multivitaminico, dopo prendo la creatina, dopo gli aminoacidi, dopo la glutamina e dopo questo, dopo l'altro, e il cibo quando lo prende? Ah no, dopo prendo questo cibo, eccetera. È inverso, no.
In questo caso sì, la raccomandazione, la linea guida di una dieta equilibrata, una dieta bilanciata è per tutti. Dopo iniziamo con i consigli di nutrizione sportiva e alla fine, se abbiamo bisogno consigliato del nutrizionista sportivo esperto, dobbiamo prendere l'integratore. Se c'è una mancanza di qualcosa, dobbiamo favorire un assorbimento, eccetera, eccetera. L'utilizzo di integratori nutrizionali oppure un ausilio ergogenico di qualsiasi tipo non compensa una cattiva alimentazione. È chiaro questo? Chiaro? Cristallino. Cristallino, perfetto. Se questo è chiaro, andiamo avanti. Cosa dice il Comitato Olimpico Internazionale? Un nutrizionista sportivo esperto. Non serve un nutrizionista appena uscito dall'università senza formazione sportiva. Non serve il nutrizionista per dimagrire, perché di solito su Instagram, su Facebook, troviamo grande quantità di nutrizionisti che sono specializzati in dimagrimento, oppure in qualsiasi tipo di malattia, trastorno alimentare, bulimia, anoressia, eccetera. Però per lo sport deve essere esperto, ok? Prima di prendere qualche integratore. Per sapere se l'integratore è sicuro, legale, come se c'è evidenza che funziona veramente, come prenderlo, quale protocollo per avere il miglior risultato e a livello economico. Vale la pena invertire? Fare l'investimento con questo integratore, eccetera. Quindi nutrizionista sportivo esperto, oppure acquistare il libro del nutrizionista sportivo esperto, che è anche una possibilità. Allora, esempio, a Sierra Nevada, allenamento in quota 2300 metri, il costume di bagno di 530 euro per nuotare più veloce, la bicicletta che è più liviana, più leggera, 3 kg di meno che l'altra, perfetto. Fare la power pose prima di allenare, controllare l'ansia, la respirazione serve anche per ridurre l'ansia e aumentare la prestazione, ovviamente per non colpire la prestazione. Questo della power pose è molto interessante, è scritto il libro anche alla pagina 170 che parlo adesso. Allora, cosa succede quando parliamo di integrazione? C'è molto marketing, però poca scienza dietro. Di solito i clienti che più utilizzano integratori sono questi tronista che vogliono avere grande quantità di muscoli per essere famosi, entrare nella TV, eccetera, eccetera. Però non è il nostro caso, non sono il tipo dei miei clienti. Allora, cosa può succedere che può creare una cattiva, scarsa alimentazione in un atleta? Un'organizzazione non ideale. Esempio, io vado a fare la maratona da Barcellona, al chilometro 5 mettono la banana. Questo è un errore. È scarsa supervisione. Questa è una cosa importante quando vanno per esempio a gareggiare a Riccione. L'allenatore deve essere il primo ad arrivare alla sala di pranzo e l'ultimo ad andare via della sala. Alla colazione e dopo la cena, al pranzo, sempre lui deve controllare cosa stanno mangiando. Prima deve sapere cosa devono mangiare, cosa non devono mangiare, principalmente per controllare. Questo è una cosa molto importante. Avesse l'ignoranza, utilizzare il marketing o seguire a qualcuno che è un influencer di Instagram, che alla fine non è l'atleta di elite. La tradizione, sempre abbiamo fatto così, e questo non solo a livello alimentazione. A livello del warm-up, se qualcuno mi conosce, che io parlo sempre, faccio tentativa di aggiornare a miei amici con l'evidenza della scienza, e tutti dicono no, no, perché noi sempre abbiamo fatto così, sempre abbiamo mangiato questo, sempre abbiamo fatto il riscaldamento a quest'ora, eccetera, eccetera. Questa è una cosa importante. E un'altra cosa, quando c'è un atleta che ha allergia o intolleranza o sensibilità a qualche tipo di alimento, può essere che non mangia tutto. Una cosa che adesso colpisce a tutti è la scarsa qualità del cibo. Esempio, metto sempre il pomodoro. Io vado in supermercato, prendo 1 chilo di pomodori, rosso, belli, brillante, eccetera. Quando lo apro non ha olore, non ha sapore, non ha nulla. E questo studio del 2006 già lo ha confermato. Solo l'alimento può non provvedere sufficiente quantità di micronutrienti, vitamine e minerali per prevenire deficienza. Le vitamine e minerali sono regolatori della reazione metabolica, uguale che l'acqua. Se mancano,
le reazioni metaboliche si fanno di peggiore qualità e iniziano a creare, diciamo, la deformazione quando si ricrea una cellula dopo l'altra, quando muore, si rinnova, se muore, rinnova. Ok? Cosa dice la conclusione dello studio? Più attiva è una persona, più grande la necessità di empleare una gran varietà di alimento ricco di micronutrienti, includendo la micronutrient supplementation, utilizzare integrazione di micronutrienti, vitamine e minerali, perché anche se tu vuoi mangiare salutare, il cibo oggi non ha tutto. Anche se ci sono questi nutrizionisti che escono dalla università, si hanno laureato da poco e loro ancora pensano che il flower power, come si dice, come in gusto, amore, pace. Sì, a me mi piace che non c'è guerra nel mondo, che non c'è poveri, però non è la realtà. Il cibo oggi non dà tutto. In questo studio del 2018 vediamo come la perdita media di calcio, magnesio e ferro in diversi tipi di vegetali dall'inizio della prima guerra mondiale fino a oggi. Ok? Questo silenzio non è che mi sono dimenticato di qualcosa, è solo perché voi hai il tempo di prendere cura di questa cosa. No, no, attenzione di questa cosa. Anche se tu mangi e fai tentativa di mangiare salutare, il cibo oggi non porta tutto. Questa, l'anguria con anemia, il supermercato, guarda questa anguria fa schifo veramente. In questo studio la media era 35% di meno di vitamina, 50% meno di minerale. A livello di caloria, quasi tutti, uomini e donne, arrivavano quasi all'obiettivo ideale. Allora, cosa facciamo? Mangio il doppio. Se mangi il doppio di calorie anche. E quello è il problema. Allora, cosa dice a livello internazionale il più aggiornati? Ok, ovviamente l'attività fisica, eccetera, se tipo di carboidrati, eccetera, però a livello di integrazione sempre dobbiamo mettere. Io adesso sono a sala di pranzo dove faccio le conferenze e sempre ce l'ho a mano una vitamina e un omega 3, e in ogni pasto, anche mangiando salutare, me prendo una vitamina, me prendo un omega 3, sempre. Andrea, quando viene mia figlia a mangiare a casa, Andrea apparecchia la tavola e lei mette la vitamina e mette l'omega 3 per mangiare, sempre, sempre, sempre. Allora, come deve essere un buon integratore? Sicuro, aiutare a soddisfare l'esigenza nutrizionale, avere veramente un effetto ergogenico, che significa potenziare il lavoro, aumentare la prestazione, e non avere ormoni stimolanti. Una, per un atleta d'elite, per non essere bannato per doping, e qualcuno che non è controllato del doping, dopo 3-4 mesi non arrivare in ospedale. Ok? Troviamo grande quantità, in questo studio fino a quasi il 15% di integratori di tanti paesi, che in Italia, per esempio, 35 analizzati, 5 avevano anabolici e ormoni che non sono l'etichetta, non sono scritti e non sono controllati, quello è il problema. In questo altro studio, dal 12 al 58% la possibilità di creare un doping positivo dovuto a una contaminazione. Cosa dice l'istituto che aggruppa tutte le agenzie internazionali al mondo? Due laboratori che sono il consigliato, Informed Sport e NSF for Sport, per controllare gli integratori. Anche in Germania, la lista di colonia, Australia, Oceania, la ASTA che si chiama. Voi in Italia avete la fortuna della Federazione Italiana, sponsorizzata di integrazione, e anche il Comitato Olimpico Internazionale, ossia il Comitato Olimpico. Un attimino per piacere, che se me. Ah, l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, perché sono utilizzati da atleti di elite. Ok? Allora, in polvere, bevanda del recupero, bevanda del rifornimento, bevanda creatina, bicarbonato, betalanina, eccetera, eccetera. Quando io le dico a qualcuno, sì, prendete una bevanda del recupero dopo, vendete un frullato,
Ma come un frullato, con questa cosa che porta, tranquillo, sono facili da preparare, arricchiti di vitamina, minerale, aminoacidi, quelli che sono buoni. Puoi aumentare il contributo energetico senza preparare più cibo, alimentarti, ideale dopo lo sforzo, dopo per il recupero. Possono sostituire la colazione previo a una gara, perché di solito l'ansia, se blocca lo stomaco, lo stress simpatico, ricordati, si blocca lo stomaco, e di solito troviamo qualcuno che le dice: dai, mangiate, mangia la colazione, no papà, non entra nessuna cosa nello stomaco, e quindi andiamo a gareggiare oppure a digiuno. E questo è un errore, perché possono avere problema di svenimento. Questo trofeo, ossia in questo blog de nuoto in spagnolo, ho scritto un articolo, perché durante un trofeo qua a Barcellona erano due con differenza di 5 minuti che hanno un svenimento, pum, per terra, paf. E cosa succede se tuo figlio gli viene un vertigine, un svenimento, e se sbatte la testa contro il blocco, contro la grada o per terra? Se ammazza. E chi è il responsabile? Errori. Bueno, tranquilli che quando parliamo di integrazione non è uguale a nutrizione sportiva, che qua dietro era il tipico fisico-culturista con ormoni, anabolizzante, eccetera. Perché di solito mi dicono: guarda che mia figlia ha 12 anni, mio figlio ha 15 anni, possono prendere integrazione? Se tu prendi un integratore che è controllato, pulito, non hai nessun problema. Questa è mia figlia dopo pattinaggio, e anche quando la vado a prendere a scuola, sempre invece di portarle un panino, invece di portarle una busta di patatine fritte, eccetera, da piccola, sempre quando andiamo al mare, lo stesso, bevanda durante e dopo. E quando era piccola, la pediatra mi ha detto: adesso iniziamo con cereale. Dottora, il cereale ha 7 vitamine minerali. Cosa vuoi? Mi ha detto: io le posso dare questo, se tu vuoi, nessun problema. 25 vitamine minerali da piccola, e non ha avuto nessun problema, perché l'integrazione è pulita. Ok? Quindi l'integratore, i nutrienti non sono un problema. Se tu non sai se la qualità di quell'integratore, meglio nulla. Ovviamente lascia perdere, però se tu sei tranquilla e sicura dell'integrazione, nessun problema, un nutriente non ammazza a nessuno. La varietà di sia proteina oppure dei cereali, eccetera, di solito sono integrali, portano anche frutta secca, e questo impegnano 1 ora 30, 2 ore per digerire. Quindi meglio prima o dopo, però mai durante l'attività fisica, perché ricordate, si abbassa il battito del cuore per digerire, si costrisce la via respiratoria e dobbiamo inviare più sangue all'intestino, freno a mano. Allora, 1 ora 30 prima, invece di una barretta, un pan carré con la marmellata e via. Con quello fai lo stesso, mettere energia, carboidrati. Il gel, cosa succede? Vantaggi, perdono. Alta concentrazione, poco spazio, molto buono per il trasporto. Se deve prendere prima della gara, dovuto a se può prendere prima della gara, perché non hanno fibra e quindi l'assorbimento sarà più veloce. 30 minuti prima in un bicchiere con l'acqua, perfetto, uguale che una bevanda isotonica. Svantaggi del gel: possibile comparsa di disagio gastrointestinale dovuto all'alta concentrazione, che per il trasporto è un vantaggio, però a livello dello stomaco, per l'assorbimento no, soprattutto durante, perché è bloccato il sistema digestivo dovuto all'attività simpatica, ricordate. In questo la concentrazione è del 78%, ok? E quindi è troppo alto per il nostro stomaco. Dobbiamo diluire con 350 di acqua per abbassare la concentrazione. In questo studio che ha fatto con un triatleta, 7 dei 9 partecipanti hanno avuto disagio gastrointestinale, uno è dovuto andare in bagno. Invece l'altro gruppo, che prendeva carboidrato liquido, nessuno ha avuto problema di disagio gastrico. Non so se ricordate, questo è più o meno da 5 anni nel Giro d'Italia, che il leader che è andato in bagno durante la carrera, perché aveva voglia di andare in bagno, perché qua la digestione funziona da sola. Quando ti viene voglia andare in bagno, tu puoi costricci un po' così durante un tempo, però arriva un momento che non puoi. E
E l'ultimo sono le compresse, le capsule, le grachee, eccetera, che sono simili a livello del nostro occhio, della nostra vista, che un farmaco, però non sono uguali. Di solito l'industria della farmacia, dei medici, ti mettono un po' di paura di non prendere tanto integratore perché puoi avere problemi di salute, però veramente no. Se tu ti mangi un'arancia e tu ti mangi 10 arance oppure 15, non avrai nessun problema alla salute. Un po' di mal di pancia può essere, però sono nutrienti. Allora, se una persona è salutare, non è cliente dell'industria della farmaceutica, veramente, no? Non deve prendere la pillola per la pressione, non deve prendere la pillola per la diabete, eccetera, per il colesterolo, eccetera. Quindi, non so se la industria farmaceutica è molto amici delle persone che sono sane veramente. Allora, per finire, multivitaminico, aminoacidi, antiossidanti, omega 3, caffeina e anche il bicarbonato può venire anche capsule. Per esempio, io ce l'ho una macchina per incapsulare il bicarbonato perché a livello del sapore è troppo cattivo, a livello prestativo è buonissimo. Anche se ci sono allenatori che non conoscono questa cosa e pensano che prendere bicarbonato è doping, sono persone ignoranti che non conoscono la nutrizione sportiva, non parlano di queste cose che non conoscono. E la caffeina neanche è doping, quindi non deve preoccuparti di prendere un po' di caffeina, tutti prendiamo la caffeina. Qualcuno che prende il caffè, il cacao, il cioccolata, eccetera, stiamo prendendo un po' di caffeina. Vantaggio a livello di allerta, concentrazione, mentale, serve anche per studiare. È un stimolante naturale, ritarda la fatica, la stanchezza, il dolore muscolare. Può mobilizzare più grassi, questo serve per nuoto di fondo, è una cosa molto importante, favorisce il movimento dentro del muscolo del calcio. Il calcio è molto importante, la velocità che entra e che ritorna il calcio dentro una cosa che si chiama sarcomera e questo favorisce la contrazione muscolare. Più alto il rilascio, la mobilizzazione del calcio, più veloce la contrazione muscolare, quindi serve per avere più velocità e più potenza. Quanto secondo il peso dell'atleta, ideale meglio caffeina pura, meglio che il caffè, anche se adesso ci sono studi che hanno confermato un po' lo stesso effetto a livello col caffè. Allora, la mia dieta com'è rispetto del mio allenamento? Sto danneggiando il mio corpo? Quanto ti alleni? Un giorno alla settimana, 2, 3, 6 giorni a settimana? 30 minuti al giorno, 2 ore, 3 giorni, doppio allenamento, eccetera. Secondo, l'unico modo di sapere questo è attraverso una valutazione nutrizionale. Se c'è qualcuno che è andato al nutrizionista e dopo mi dice, perché non so quanto si paga una visita al nutrizionista in Italia, però di solito vai, ti fanno la misura peso-altezza, percentuale grassa e non hai imparato nulla. Quando una persona acquista il mio libro, sempre viene nel mio sito, non su Amazon, nel mio sito che è Nutrizione Nuoto, viene con una valutazione gratuita, la più basica online, oppure adesso faccio anche videoconsulenza tramite Zoom, che per esempio con Vincenzo Messina abbiamo fatto la videoconsulenza e ovviamente è più ricca questa soluzione per la domanda e la risposta, eccetera, eccetera. Allora, come posso sapere se con una giusta integrazione posso avere risultati migliori? Se stai usando integrazione, è uguale che fare come hai fatto con lo shampoo, con il dentifrico, il deodorante. Devi cambiare, provare e se va bene, perfetto. Se non va bene, ritorna a quello che ti piace. Ok? A livello fisiologico, meno fatica, meno stanchezza, riparazione più veloce del tessuto perché meno danno muscolare e aumento, se nel caso necessario, del tessuto muscolare per come si chiama, aumentare la prestazione. E a livello sportivo, meno dolorante, meno storpito, meno stanco, ovviamente più possibilità di allenare sempre la zona rossa, la zona intensa, che è quello che ti porta a migliorare la velocità. Non la resistenza, migliorare la resistenza significa nuotare più lento, però più tempo. Questo non serve veramente nel nuoto. Per
Migliorare l'adattamento e con quello raggiungere il tuo obiettivo. Qual è il tuo obiettivo? Andare al Criteria, andare al nazionale, andare all'europeo, andare all'Olimpiada, al mondiale, eccetera, eccetera. Quali sono le testimonianze in spagnolo? Andiamo a trovare quali sono in italiano. Ah, guarda, questo con il bicarbonato del 226 a 221, che funziona, sì. Libro spettacolare, questo è Fernando, questa ragazza, sì, perfetto. Questo della nazionale messicana. Guardate che non beve acqua da sola, è molto concentrato. Grazie, che tal? Questo quando ha fatto tre record messicano durante l'anno che io l'ho consigliato e ha finito a 0,4 e con quello ha fatto l'iscrizione alla ISL e lui ha gareggiato per la LA Current in Napoli e in Olanda anche e alla fine no, non è entrato alla finale. Ah sì, scusa, sì, hanno entrato in finale in Olanda. Questa di Porto Rico che gareggia negli Stati Uniti e arriviamo agli italiani. Come stai? Abbiamo iniziato, per ora dicono che si sentono meno stanchi. Perfetto, speriamo si aiuta perché 3 mesi. Ha calato 12 secondi la piccola squaletta. Perfetto, complimenti. Questo Dani, siamo argento, secondo più forte la Toscana, grazie mille di tutto, perfetto, quello del 2019 quando ho appena iniziato a vendere il libro. Questi ottimo consiglio, alla prossima stagione, perfetto, prima imparare, dopo integrare e dopo gareggiare bene. Migliorato de 12 a 08, complimenti, ha migliorato in farfalla, in 400 stili. Eccetera, se 3 secondi è molto per un 200 farfalla, perfetto. 4 secondi nel 200 rana, ha migliorato, eccetera, tutti i risultati del 100 rana di 1,17 a 1,11, quindi benissimo. Molto bene, meno stanca di solito, anche se una settimana molto dura anche a scuola. Non ha più le occhiaie che aveva sempre lo scorso anno. Molto contenta di averti contattato, sei stato l'unico professionista che ha capito quali sono i problemi dei nuotatori agonisti adolescenti come mia figlia. Perfetto. Eccetera, eccetera. Questa è una nuotatrice master che ha iniziato con il piano, prima a leggere il libro, dopo l'integrazione, dopo il piano, dopo allenamenti, eccetera, eccetera. Ha fatto il record italiano, il record europeo. Ha preso anche il mondiale del nuoto del salvamento, eccetera. Questa è una nuotatrice master della Puglia, non è cliente mia a livello del piano alimentare integrazione, solo ha messo lei da sola come si chiama, il consiglio dei libri, le informazioni dei libri, 10 secondi in 100 rana, perfetto. Questo altro nuotatore che è iniziato con me da piccolo, è andato molto bene. Quest'altra che ha iniziato con 9 anni e dopo 2 anni è stata campionessa spagnola del 100-200 farfalla. Qua vediamo alla Sharon, sicuramente qualcuno conosce a Sharon van Rubenval, nuotatrice de fondo, e anche la Rachele Bruni, entrambi utilizzavano la stessa integrazione. E Sharon mi ha scritto perché lei voleva continuare. Dopo che la sua federazione ha cambiato lo sponsor e lei voleva continuare con quella che utilizzava prima, che è quella che ha vinto l'Olimpiada. In questa gara all'Olimpiada, tutti e tre, Van Rubenval, Müller e Bruni, utilizzavano la stessa integrazione. La Müller l'hanno banato per il colpo che ha dato alla Bruni, eccetera, eccetera. Questa è la prima nuotatrice che io ho consigliato, lei ha migliorato tantissimo, è andato a tre europeo, un mondiale. Ha finito ottava del mondo in due gare, in 200 rana e 400 stile, e dopo con una borsa di studio per studiare e allenare tutti i giorni al centro d'alta prestazione con 17 anni, ha iniziato a allenare 5 ore al giorno, 2 alla mattina, 3 al pomeriggio. L'ho detto a sua madre che non era buono, eccetera, eccetera, e alla fine ha smesso di nuotare perché è entrata in sovraallenamento, eccetera. Allenare di più non significa migliorare di più. Quello di più è meglio, la unica parte che di più è meglio è il soldi in banca.
Avere più soldi è sempre meglio che avere tanti soldi. Questa che voleva fare la gara dei 30 km nel fiume ha finito quarta della generale, seconda classificata con un premio, eccetera, eccetera. Aveva la paura di non finire e voleva mangiare banana durante la gara. Le ho detto no, no, no. Ricordare l'intensità, dobbiamo allenare intenso. Una cosa che ho imparato in questo corso, in questa post laurea di allenamento della forza. Quando tu fai contrazione intensa, veloce, questa mobilizzazione del calcio dentro della cellula muscolare è veloce, vai a creare un adattamento delle fibre veloce per creare e riprodurre fibre veloci. Invece, quando tu fai un rilascio lento del calcio dentro del muscolo con un'attività a bassa intensità, non al massimo, vai a stimolare una enzima dentro che va a creare la segnalizzazione per riprodurre e sintetizzare fibre lente. Per quello non serve allenare lente. Se vuoi nuotare lento, sì, ovviamente. Ricordare la intensità, l'acqua bolle a 100 gradi, la velocità si allena intenso e non possiamo allenare intenso tutti i giorni, per quello abbiamo bisogno di tempo di recupero. L'allenamento non è il fattore più importante, il recupero. Allora andiamo a rispondere alle domande dell'alimentazione, del recupero, eccetera. Se qualcuno vuole andare sul mio sito Nutrizione Nuoto, può acquistare il libro direttamente dal mio sito per avere la valutazione, oppure anche acquistare la valutazione con la videoconsulenza. Ok? Adesso apro il microfono a tutti. Aspetta un attimino. Ok, adesso tutti possono aprire il microfono per fare le domande. Se vogliono mettere la camera, per me è meglio così vedo che è collegato e che fa le domande. Spero sia piaciuta la conferenza. Abbiamo passato dei 10 minuti. Ciao Giuseppe, come stai? Bene, grazie Dani. Tutto bene? Dimmi. A posto a te. Senti, ti volevo salutare e farti i complimenti. Sei Grazie. stato davvero molto, molto esaustivo. Complimenti davvero. Grazie E mille. poi volevo dirti che io ho il tuo libro firmato da te, dato qualche anno fa quando ci siamo conosciuti a Roma. E ci tengo tantissimo a quel libro. Comunque, un aspetto che volevo approfondire, magari adesso te lo accenno, poi ci sentiamo meglio. Mio figlio ha iniziato a fare nuoto agonistico da qualche settimana, proprio di recente. C'ha 15 anni, deve fare 16 anni a marzo, quindi è ancora adolescente, diciamo. E mi diceva che dopo una mezz'oretta di nuoto accusava del formicolio ai piedi, come se gli si addormentassero. E io ho pensato, forse sbagliando, di dargli una bustina di sodio e potassio un'oretta, un paio d'ore prima che iniziasse l'allenamento, e mi ha detto che è stato un po', diciamo, non ha sofferto il disturbo che in genere soffriva. Quindi poteva essere una causa quello, la mancanza di sodio, come hai spiegato tu. Ovviamente, grazie per i complimenti, per tutta l'introduzione. Allora, e per la domanda, cosa succede se è molto importante arrivare con un buon livello di idratazione, per quello controllare il colore dell'urina un'oretta 30 prima, ti può dire, dargli il segnale, guarda, occhio che è un po' scura. Posso bere di più prima, però sempre l'acqua da sola non arriva velocemente nel sangue, ok? Per arrivare e trattenerla deve avere un po' di sale, quindi possiamo mettere un pizzico di sale, un zucchero, un po' di zucchero, perché ricordati che deve entrare il sodio, entra man mano con il glucosio nel sangue, la prima parete dell'intestino. Se non arrivano con un buon livello di idratazione è più facile. Ora, nel nuoto di solito la perdita di liquido non è molto alta, può essere più un problema di circolazione, può essere un problema di circolazione che non arriva la quantità di sangue, il flusso di sangue non è giusto, può
Può migliorare con qualsiasi tipo di integrazione che favorisce una vasodilatazione, quella che producono l'ossido nitrico, arginina, citrullina, ornitina, favoriscono la produzione di ossido nitrico, quindi il flusso sanguigno è migliore, diciamo. E questo può, a volte succede, il problema nel triathlon, è la prima fase del nuoto, quando si indossano il neopreno, creano troppo pressione e non arriva il sangue alle mani, alle braccia, ai piedi, e succede che aumenta la pressione del sangue nella parte centrale del corpo e quindi può creare un problema a livello del polmone, ok? Che se non ricordo il nome, adesso non mi viene, però dopo te lo dico. Che è legato a che non arriva il sangue all'estremo del nostro corpo dovuto alla pressione. Dobbiamo migliorare il riscaldamento prima di entrare in acqua per favorire questo flusso sanguigno, ok? Quello riscaldamento prima. La temperatura dell'acqua, non so quale sarà la temperatura dell'acqua, ovviamente una temperatura più fredda favorisce la vasocostrizione e quindi ovviamente il flusso sanguigno è peggiore. Per quello è importante il riscaldamento. E ovviamente si inizia ad avere questa sensazione di formicolio dovuto a che non arriva il sangue, è meglio fermarsi. Fermarsi e fare qualsiasi attività di attivazione a secco, perché se no, ovviamente che non arriva l'ossigeno al muscolo e all'estremità, la sangue può creare un problema più grande. Di solito un caso, diciamo, all'estremo, quando andiamo alla montagna, è troppo il freddo, non arriva il sangue ai piedi, possiamo perdere le dita del piede, che è troppo famoso le persone che fanno scalate, non so come si dice, quando vanno in montagna, l'Everest, K2, eccetera, eccetera. Quello è il problema del freddo, che non arriva il sangue e ovviamente se non arriva ossigeno, il tessuto muore. Quello è il problema. Ok? Ovviamente un buon livello di idratazione di sodio aumenta la pressione del sangue. Aumentare la pressione del sangue fa arrivare con più forza, diciamo, il sangue a questi livelli più estremi, le dita delle mani, le dita dei piedi. Allora, aggiungi un po' di sodio extra al pasto che fa prima, 4 ore prima, a quello che prende prima, per esempio, nel percorso all'allenamento, può prendere biscotti, però biscotti salati, con una bevanda isotonica, invece del solo acqua con elettrolita, con sali minerali, puoi mettere la bevanda isotonica con, diciamo, con i biscotti salati per avere più sodio, aumentare più la pressione e ovviamente più pressione favorisce il flusso di sangue a quella zona. Ok? Va bene, grazie, Niente, grazie. dopo, come tu ce l'hai il libro, dopo ti giro il link per la valutazione, ok? Ok, grazie. Niente. Seguente domanda. Se no faccio la domanda io, Rosario, Vincenzo, Valentina, Guido, Monica. Lucian, qualche domanda o tutto chiaro già? Lucian è già frequente delle mie conferenze da tanti anni, no? Vuoi aggiungere qualcosa? Da quando abbiamo cominciato sul serio, diciamo, cominciato l'incubo, diciamo, tra virgolette, preparazioni di bevande per l'acqua prima e dopo, sì, integratore. Sì, Luciana, quando io sono presentato il mio libro, sono andato a Roma a presentare il mio libro al campionato Criteria, a Dario Volantini, lui ha preso il volantino e oh, subito, pum. È iniziato il 2019, anche Monica che ha anche iniziato dal primo anno del 2019 a mettere in pratica questi consigli di nutrizione sportiva. È andata, sembra bene, no? Perfetto. Domande, se, più domande, qualcuno vuole fare una domanda scritta, se lo fa con il suo microfono meglio, se no... Andiamo a guardare la partita del Napoli, no? Sì, Devo dire che ha perso il Barcellona, peccato. Ho sentito qualcuno, chi è?
Io, Dani Vincenzo, sono. Allora, chi è Vincenzo? Allora, mi puoi parlare per favore dell'acido lattico che ovviamente si produce in allenamento nelle lunghe distanze di gara e l'utilizzo del bicarbonato? Ok, perfetto. Guarda, quando noi iniziamo, aspetta che devo, se trovo qualche documento ah no, eccolo, erano qua l'intestato, lattate metabolismo, un secondo, nel mio paradigma, eccolo, no, non è questo, è l'altro della Tato Shuttle, non è qua, un attimino, che lo trovo, e studi scientifici, lattato, production metabolism swim, sistema di visione, lattato, lattate production metabolism swim, non lo trovo adesso, ma va bene, ci parlo uguale. Allora, cosa succede? Quando io faccio attività fisica, il nostro muscolo deve utilizzare l'ATP per favorire la contrazione muscolare. Questo ATP, per utilizzarlo e trasformarlo dopo in un ADP con due molecole e utilizzare l'energia quando perde un ion di potassio, o sea, perdono, di fosforo, la P di fosforo, cosa succede? Deve utilizzare l'acqua. E quella reazione, che si chiama idrolisi dell'ATP, di destruzione dell'ATP, utilizza l'acqua. E quando utilizza l'acqua, diventa l'ADP da solo, il fosfato da solo e il ion H+ da solo. E quando inizia a aumentare un accumulo di ion H+ dentro del muscolo. Quando il ion H+ inizia ad aumentare dentro del muscolo, classe 4, quando inizia a aumentare il ion H+ del muscolo, inizia a creare a interferire la contrazione muscolare, la produzione di energia, eccetera, eccetera. Quindi noi dobbiamo smaltire questo ion H+, non è lattato, il ion H+ è quello che crea il problema, fuori dalla cellula. E noi abbiamo dentro del sangue una quantità piccola di bicarbonato che serve per succhiare, diciamo, tamponare il ion H+. Questo ion H+ arriva nel sangue e cambia il pH. Se io di solito ce l'ho un pH di 7,4 nel sangue e io inizio a fare la contrazione, dopo un po' di minuti, questo pH si abbassa a 7,2. Il tempo che passa da 7,4 fino a 7,2 sono un po' di tempo, di 1 minuto, 2 minuti, secondo l'intensità dell'attività fisica. Allora, se io prendo il bicarbonato prima, il mio sangue, il pH del sangue non è 7,4, può essere 7,5, 7,6. Quindi il tempo che impegna per arrivare a 7,2 sarà il doppio. E quindi io posso trattenere l'alta intensità un tempo più lungo. Ti faccio vedere, questo è di un corso, un attimino, un corso che ho fatto con allenatori. E vediamo se... Eccolo qua. Quando io utilizzo la reazione finale dell'utilizzo del glucosio dentro la cellula, la fase anaerobica, finisce in piruvato. Il piruvato più questo, più un ion H+, ossia produrre lattato, utilizza ion H+, produrre lattato è una reazione alcalinizzante, non è acidificante come tutti pensavano il secolo scorso. Ok? Quindi produrre lattato aumenta il pH dentro della cellula. Ok? Allora, quello che ho detto, che la idrolisi dell'ATP è quello che aumenta il ion H+. Allora, dentro della cellula io posso assorbire il ion H+ con la carnosina, che si chiama, per quello se può prendere la betalanina,
fare un carico di beta-alanina per avere più creatina, ossia più carnosina, che è un tampone intracellulare. Invece noi possiamo anche prendere fuori, vediamo qua, questo trasportatore di membrana fa salire il lattato insieme a un iona K+, 1 e 1, sempre. Per quello misurare la quantità di lattato è insieme uguale alla quantità di iona K+ che è uscita, che è smaltito. È un modo indiretto di misurare il iona K+, l'intensità dell'attività fisica. Ok? Se tu prendi bicarbonato puoi tamponare più tempo il iona K+, perché fino a che arriva a 7,2 il pH del sangue puoi trattenere l'alta intensità. Ok? Quello è un po' l'effetto del bicarbonato. Invece la beta-alanina, il bicarbonato si prende quando tu hai la gara, quello è il vantaggio. Se tu hai la gara alle 10, lo prende alle 9, alle 8.30, un po' di tempo prima. Invece la beta-alanina deve fare un carico ideale di 10 settimane, come minimo, per avere lo stesso risultato. Per quello io preferisco lavorare con il bicarbonato. Anche, come ho detto prima, ci sono allenatori che non conoscono questa cosa e quando sentono che io le consiglio a qualcuno prendere il bicarbonato, oh guarda questo nutrizionista è borderline, sta consigliando cose che sono vietate, sta consigliando cose che sono doping, solo ignoranza delle persone che non conoscono quali sono le integrazioni per migliorare la prestazione. Ok? Quello è più o meno il consiglio. Quello che veramente aumenta l'acidità del iona K+ è la idrolisi dell'ATP, non è aspetta un attimino che questo è in spagnolo, no, lo voglio in inglese, che no, non è questa. Acido lattico, eccolo, no, non è questo, mannaggia te, acidosi biochimica, eccolo qua, trovata. Un attimino che adesso condivido lo schermo e vi faccio vedere. Ctrl L, lo metto in grande, andiamo a vedere ognuna delle reazioni metaboliche, eccolo qua, ta 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 ta, così è più chiaro. Quella no, quella è la che abbiamo visto prima, produrre, consuma iona K+, quello serve, la creatina anche se prende e anche utilizza il iona K+, e ta 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 ta, questa no, non è questa, questa è intermedia, anche questa è intermedia, questa anche intermedia, anche questa intermedia, questa è la finale e dopo l'acta, eccolo qua. Vediamo, quando io utilizzo il iona K+, l'ATP, per utilizzare il iona K+ utilizzo l'acqua e viene distrutta in OH e H da sola. Ok, questa è l'enzima e diventa ADP, fosfato inorganico e iona K+. Quindi produrre lattato non è acidificante, è al contrario, è alcalinizzante. Invece la produzione, la utilizzazione del iona K+, la propria contrazione muscolare è quella che rilascia il iona K+. Quindi parlare di quella acidità dovuta all'acido lattico è un errore. È un errore della fisiologia dell'anno 1960, diciamo qua, lo dice all'inizio. Sono 80 anni che si parla dell'acidosi dovuta all'acido lattico, dell'acidosis exercise, è una classica spiegazione da 80 anni, però un errore, grazie alla evidenza scientifica di oggi, che ha scoperto che veramente la utilizzazione dell'ATP che rilascia questo iona K+. Più intensa è l'attività fisica, più ion H+. Il problema del ion H+
che interferisce sulla contrazione muscolare, sul rilascio del calcio, sulla recaptazione del calcio, sugli enzimi che producono energia, eccetera, eccetera. Però non è un problema di lattato, neanche acido lattico. Ok? Il bicarbonato, Vincenzo, alla domanda, e secondo il peso dell'atleta sono 0,3 fino a 0,5 grammi di bicarbonato per ogni chilo di peso. Esempio, un nuotatore di 70 kg, 7x3, 21, da 21 grammi fino a 7x5, 35 fino a 35 grammi, che se devono prendere in un modo speciale per evitare il disagio gastrico, perché se tu metti tante quantità di bicarbonato nello stomaco puoi creare un disagio gastrico oppure un disagio gastrointestinale, puoi avere la diarrea. Per quello a volte persone non lo utilizzano perché non sanno come prenderlo. Invece con le capsule, se tu dividi in due, in tre parti la quantità di bicarbonato, non hai nessun disagio e hai vantaggio, ovviamente molto importante. Ok? Più domande, non so se qualcuno vuole fare un'altra domanda. Monica, ciao, come stai? Ah, no, non ti ascolto, accendi. Ciao, ciao, nessuna domanda, voleva essere un saluto, sono qui con Giada Ciao Giada, come stai? e abbiamo fatto un ripasso stasera. Perfetto, cioè, ci sono cose, Perfetto. ovviamente come sempre sto aggiornandomi, sono cose che neanche sono nel libro, però ovviamente è sempre importante Esatto. aggiornarsi tutti, tutti dobbiamo Ogni aggiornarsi. volta poi ci si ricorda di qualcosa che si era dimenticato. Grazie, Perfetto, tutto Dani. chiaro, niente, grazie Grazie, grazie. a te. Ciao. Ciao, ciao. Va bene, se nessuno vuole fare più domande, nel chat, controllo se c'è più domande. No, non ci sono. Ok. Sei stato troppo chiaro, perciò non ci sono domande. Rosario, Sì, sei perfetto. stato chiarissimo. Io già ti avevo sentito, ma hai ripetuto il fatto dello ione H+, che mi è stato ancora più chiaro, l'MCT4, vabbè, poi ci vediamo da vicino, ma sei stato bravissimo e chiarissimo. Va bene, Sì, questo grazie. trasportatore di membrana MCT4 Sì. c'è anche un modo speciale da allenare. Quando io inizio a fare la contrazione, esempio, faccio il 50 a questa velocità, però il secondo 50 fino al 100 è una Sì. velocità più bassa, è dovuto all'accumulo del ione H+. Quindi tu devi allenare questo trasportatore di Certo, membrana minimo 30 secondi. 30 secondi o luego 4 minuti recupero passivo, eccetera, Certo. eccetera. In quel modo puoi avere più quantità di trasportatori di Più membrana trasportatori, rispetto va bene. a Va bene. Poi ti chiamo, va bene, poi ti chiamo. Va bene, ma sono ancora in sì, contatto. se hai qualche Sono domanda tu ancora ci sempre in sei. contatto, mi Ah, chiami. guarda che faccio vedere anche qua che possiamo con un allenamento di 6 settimane aumentare la quantità dei trasportatori MCT4 con 6 settimane di allenamento a 150% della quantità iniziale. Con questo vuol dire che la portata di uscita degli ione H+ è il 50% più grande che prima. Quindi l'accumulo arriverà più tardi e il calo di velocità sarà più tardi. Quindi invece di abbassare la velocità dopo il primo 50, vai a abbassare la velocità al 75. E questo è un vantaggio, per quello anche se allena il trasportatore di membrana. Silvio dell'Olimpia, lui lo allena già dall'anno scorso quando abbiamo fatto la consulenza, con molto buon risultato. Loro mi ha detto che l'anno scorso sono andati con 4 nuotatori al Criteria e questo anno sono andato con 10. L'anno scorso 13 gare e questo anno 35 gare. Risultato ovvio, allenare il trasportatore di membrana per ritardare l'accumulo. Va bene, c'è una domanda nel chat. Grazie, clarissimo libro appena acquistato, complimenti da medico a ingegnere. Guido, ah, perfetto Guido. Dove hai acquistato il libro? Se lo hai acquistato su Amazon, lo possiamo ritornare, così ti regalo te lo giro io dal mio sito e hai la valutazione, ok?
Se lo hai acquistato su Amazon, Amazon ti dà la possibilità di ritornare il libro senza problema. Così hai la valutazione, se la vuoi, ovviamente. Ok? Perfetto, più domande? Nessuno? Va bene. Grazie mille a tutti. Se questa informazione ha piaciuto a qualcuno, condividere l'informazione. Questa conferenza sta registrata, quindi dopo la metto su YouTube, così qualcuno la può rivedere dopo. Se qualche squadra vuole una visita per fare la conferenza con i genitori direttamente, per me meglio, perché sempre mi piace viaggiare in Italia. L'idea era andare in Sicilia. Voglio andare anche al nord, visito spesso la campagna, Napoli, Caserta, Nocera, c'ero grandi amici lì, faccio delle consulenze anche a livello sportivo, non solo di nutrizione, con Rosario anche dobbiamo chiudere questa visita per la sua, come si chiama, squadra. Benissimo, grazie mille a tutti, ci vediamo alla prossima. Vincenzo, vuoi chiudere qualche cosa? Ciao Grani, grazie per la disponibilità e per il tempo che ci stai dedicando. Niente, grazie a te per l'organizzazione, per coinvolgere al tuo gruppo di nuotatori, agonisti e famiglia della Sicilia. Vediamo se tra poco posso andare a conoscere la isola, che mi piacerebbe andare a Messina, perché ho letto un libro di Scipione l'Africano e quello di quella battaglia che ha fatto a Messina, il stretto di Messina, eccetera, a Siracusa. È una visita che devo fare, okay? La Sicilia è tutta bella, dico, se ne hai la possibilità e qualche giorno in più ti aspettiamo. Ah, se mangia bene, perché in Puglia ho mangiato bene. Da noi pure si mangia bene, in tutta Italia si mangia bene. Questo è il problema, si mangia troppo bene. Va bene, ti ringrazio, ciao Dani, buona grazie giornata. Mille a tutti, ci vediamo alla prossima. Ciao Monica, ciao Giuseppe, ciao Jack, ciao Guido, ci sentiamo. Qualsiasi cosa ricordate sul mio Instagram Dani Torterollo, sul mio aspetta, lo condivido un'altra volta, il mio sito Dani Torterollo su Instagram e Facebook, Nutrizione Nuoto Instagram e Facebook, e il mio sito di nutrizionenuoto.com per acquistare il libro con la videoconsulenza oppure la valutazione normale. Ok, benissimo, grazie a tutti, alla prossima, ciao ciao, ciao, ciao.